Salve amici di YouTube, siamo qui come sempre dalla Keno Svizzera, da Ginevra, dal quartiere Luci Rosse, Antonio, Xastarles Bellotta, Daniele Vittu Vitturini e Flavio Collateral Pisani, pronti a buttarci nel mondo Dreamcast e in particolare in Soul Scansibur, Soul Spinsibur, Soul... Soul Calibur, imbecille! Esatto, Soul Calibur. Soul Calibur. Oh, siamo assicurati che sostanzialmente... sta registrando e questa battuta era leggermente preparata. No. Mentre sta a mangiare sto mondo e quell'altro. Esatto, no, abbiamo detto, ma se facciamo i coglioni e facciamo la scelta ai fantozzi, boh. Tutti a ridere, va bene. Luce e vino e fa la piomba. Un saluto alla chat, ma soprattutto un saluto agli amici di YouTube che magari ci stanno vedendo. Ciao amici di YouTube. Ciao amici di YouTube. E soprattutto a te. Bosconi e fantozzi in 20 minuti. Esattamente. Allora, chi comincia? Non comincio io. Tradizionalmente non comincio inizio io. Daniele, tradizionalmente. Inizio io tradizionalmente. Nel frattempo il sondaggio è anche abbastanza curioso, se non ricordo male. Beh, bravissimo. Ma lui è, cioè, no, dai, regalato dei momenti di gloria in Tekken 3 comunque. È vero, è vero. Allora, direi... Esattamente. Uno dei momenti più elevati di questo canale. Se non avete visto quel momento andate a ricercare su YouTube, vi prego. Nella serata i Babbage Sensei. Probabilmente. Ora che stiamo... comunque vale la pena per Babbage Sensei. A prescindere, passa, vale sempre la pena per Babbage, insomma. Allora, vediamo il momento, ho sempre sognato di dirlo, stop al televoto, vediamo un attimo chi ha vinto. Ha vinto Sofizia di un voto. Attenzione, abbiamo anche un pari merito 4-4. 4-4 Ivy Mitsurugi, vabbè, comunque con gli altri magari giocheremo dopo. E vedremo. Combattutissima. Combattutissima proprio. Sì, sì, sì. Cinque, prendiamo con Sofizio. Allora, quindi. Dai, vabbè, startiamo. Allora, arcade no, devi fare. Cominciamo la modalità storia, che sarebbe Mission Battle. Mission Battle, mio Dio, già ho. Ecco. Scegli, allora. Sofizia è questa qui. Eccola bella. Se premi Y c'è il vestito cambia. Alternativo. Ovviamente la prendiamo alternativa perché. La prendiamo alternativa. Beh, sì, è un po' più. Sofizia, come si deve chiamare? È un TTI, è greca. Cioè, assaggia sta spada, è greca, no? O se no ti facciamo Sofizia. Sofitia. No, che... dai, facciamo Sofizia. Art Gallery, addirittura. No, devi fare amici. Guardate che il bellottino ha fatto il classico qui, eh. E capirai. Vabbè, come vai a farti il tuo percorso spirituale. Siamo lì, devi trovare te stessa. Ma ridice come cantava. C'ha anche una trama, no? Sì, no, c'ha la trama. Davvero? C'è una trama vera? C'ha lo story mode. Giustamente, prima di viaggiare per il mondo a picchiare la gente, devi pure perché c'ha lo story mode, però poi... Un gemme di mazzate. Assolutamente. Va bene, facciamo una cosa. E il nome che ti ripeto? Press a button to start. A button nel senso... Devi, devi sopravvivere. Devo sopravvivere. Ah, si para con A. Si para con A, si danno le botte con X. Con tutto si danno. Con tutto il resto. Questo è il deck. Guard against the other and survive. Bisogna devi semplicemente proteggerti dagli attacchi. Devi solo proteggerti dagli attacchi fino al tempo limite. No, basta che ti entri in tutto. Ecco. Però, allora, puoi... però questo modo ti butta fuori se continua così. Quindi puoi fare i tappeti. Allora, sì. No, no, stai fermo. Allora, sei cavato. Allora. Time out, ok. Allora, un'altra cosa importante dei Soul Calibur è che facendo su giù giù ti sposti in 3D. Quindi ci giri attorno. Ok. Hai fatto giù giù su, quindi adesso è... Ok. Circle around me, ok. Questo, use the hot way run feature. Questo okay, ti sta spiegando un po' di fregnacce varie. Va bene. E quindi devi, mo devi girare attorno. Certo, potevamo fare una cosa tipo in cui il tutorial almeno facevo. Tipo prima. Come facevamo? Stavamo mangiando. Ma vecchio non è il. È il. Ciao, che devi fare? Lo devi menare forse qua? No, ovviamente devo girare solo in corso. Non ho le mission clear. Ah, mission clear. No, gli devi girare attorno. Quindi questo è proprio... Letto. È proprio il tutorial. I won't give up hope. Ce la farò. Non rinuncerò alla speranza. Il nonno di Heidi è un steroids. Ok, when you press X, Y, ah, allora. X, Y, B at the same time. Ah, puoi farlo anche con R. Ok. Ok, che fai prima? Che fai? Puoi caricare la spada, stai fermo. A counter occurs when your attack hits the opponent while the opponent is in the middle of an attack run. Vabbè, dai, vabbè, stranzate. Già spiega un sacco di fregnacce. Ora dovrò fare le botte a questo. Esatto. Sì, il vecchio... Adesso il vecchio si è incavolato comunque. Primissimo piano sulla scella depilata. Ma era noto che nell'antica Grecia comunque la scella depilata, la scella sì, la scella no. Come diceva la grande cantrice...
Così, e poi gli devi menare. Penso con la devo fare quando attacco, quando mi attacca. Devi fare il counter. Mi devi fare. E attacca. Allora, no. Vedi un po' la fai missione con Star. Ecco qua. Provo ad attaccarlo comunque. Esatto. Sì, ho 20 punti. Nel tempo Enui ci fa notare la side boob di Sofitia. Sofitia. Noi ovviamente non l'abbiamo visto. Invece no. Allora poi dice: ah, le X più A fai le prese. O Y più A fai le prese. E sai, mosse? Classico. Era più comodo quello piatto. Di che? Ma no, ma tu fai lo schiaccione con i pulsanti. Faccio tipo lo schiaccione col pollicione delle persone. Throw Edge Master from the front, right, left and rear. Perché a seconda di dove è, di dove è la direzione in cui premi, lo viene lanciato nel posto. Calcio! Sei il calcio nelle palle 8000. Stop, oh, questa è la botta alla giugulare random. Front, ok. Left, ok. Ok, allora è un'animazione diversa per ogni. Sì, no, ma allora, cioè, guardate la bellezza totale globale di questa roba. Altro che Arcade Perfect era. È modo di farlo da right. Era Arcade Better questo. Questo hai fatto. Beh, questo era Arcade Better. Cioè. Left, scusate, sono andato alla mia right. Ok, okay. In inglese è. E quindi questa sarà la. Ok, oh. Ciao, ciao. Qui è attivissima. Io già potrebbe andarle a. A menà. Però poi fai i punti, quei punti sbloccavano le cose. Vabbè, ma stiamo cercando di farlo in maniera. In maniera quasi. It's a special attack, but when I'm blocked. To find out to execute an attack. Sì, the command list. Oh mio. Vabbè, poi. Aspetta, te lo dice quello di unblockable. Forse facendo start? Forse sì. Edge Master. L'altro ne approfitto per ringraziare Eiyashi che ci ha spedito il gioco e quindi ci possiamo giocare. A parte che possiamo farlo vedere. Sempre lodato. Solo non fosse così lontano. Grazie. Ok, allora. Quali saranno gli attacchi? Imbloccabili. Ma che hai qui dietro? Oh, eccolo qui. Non l'abbiamo fatto vedere prima. Sempre bello, bellissimo. Col doppio scompartimento. Quindi qui c'era CD. E qui c'è il manuale. Cioè, manuale più che però non ci dice mosse. Questo è l'imbloccabile. Non lo so, devo dire. Come si sgamano le imbloccabili? Forse le special. Special, veste bloccate in bianco e nero. Sì, ok, direi che per special si faranno mezzaluna, mezzaluna. Mezzaluna, mezzaluna? No. No. Ma forse il GD, giusto, che poi tra l'altro qui c'è scritto GD ROM. Di questo sicuramente no. Scusate, ma questo è un momento. Aspetta, che dice Hit Edge Master? With an unblockable attack. Quale che ha. Ma no, ma non c'è scritto. Cioè, io chiedo l'aiuto del pubblico. Qualcuno sa. Aspetta, leggiamo sul manuale. Ma non è, ma le special servirà una barra da caricare, qualche cazzo, non ti pare che puoi fare così? No, le special devo fare. H che vuol dire? Unblock. H che cosa vuol dire? High, medium, se l'attacco è alto è un attacco medio. Ok. In control. Ninja strike. Bla bla. Ta ta ta. Special medium throw attack. Throw special stance. Qual è? No. Non mi sembra molto special. Vai a fare il mondo. No. Niente, non fa. Waridex ci tiene sempre a. Diciamo a. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? È un strano numero di su, uno strano numero di Y e di X. Hai premuto i pulsanti a casaccio? Grande! Però tre pulsanti solo, quindi adesso posso quasi. Scusate, okay. Ma per non andare. È un altro tipo di guardi infatti. No, Sofizia si Voldono. Voldo, tra l'altro, è un personaggio italiano, siciliano. Voldo, tipico nome siciliano. Beh, vediamo un po' che è da una benda sugli occhi. Edgemaster will attack. Press direction. Ah, per fare la parata impatto. Figo. Sono cazzi da cacare qua. Questo diventa tosto. Io lo metto qui, che tanto è sempre uno. Vale, noi lo facciamo tutto, così poi alla fine tutti quanti sappiamo come si gira. Perfeziona la tua parata impatto. Sì. Da oggi. Sì, maestro. 32 comode uscite. E subito sfragnate sui denti. No, avanti e parata insieme quando lui ti sta per colpire. Ecco, avanti e parati. No, questa va. Ma forse ti prendono un po' di distanza. Eccolo. È un po' bravo. Difficile, mi hanno detto. Bravo. Che non sei tu. Dici, no, sono pronto. Magari il tempismo non è certo.
Io ho i capelli troppo lunghi, a Ginevra comincia a fare caldo. Edgemaster Fairway, quindi mo so cazzi, però. Mo so cazzi da cagare. Ma no, perché come diceva l'Edgemaster. Tra l'altro, facciamo un salvino, perché comunque sì, è sì, però start. Sta è salvando. Gli stessi in Chioda, okay, sì, è uscita. No, inclina, inclina, inclina. Si vede, perfetto. Tra l'altro, quando combatti è lungo. No. No, e questo è quello là che fa. Primo devi muoverti, devi spostarti altrove. Tra l'altro, Sofizia è andata in India. Comunque, quando combatti c'è scritto stronzo, non legge, gioca. No. Cos'è? Quando combatti c'è scritto stronzo, non legge, gioca. Allora, io mi posso anche muovere. Faccio finta di cliccare qua, proprio in ground. Mission, no, ma questa è sempre Mission, sono sempre Training Part 5. E l'ho fatta, sì. E quindi dovremmo muoverci, no? Amici, io voglio andare a casa di qua. Select a destination. Dov'è? Ma Select a destination mi dice fai torna qui. Ah, devi andare a casa a trovare il punto. Select a destination, da reset. No, reset non facciamo. Ma no, ma non ci credo. Allora. Com'era? Ma se vai oltre il bordo che succede? Manuale. Se tipo no così no. Niente? No, proprio così. Ma tanti così funziona. Vediamo un po'. Abbiamo il manuale, usiamo. Io nel frattempo. Se no devo farlo con altri personaggi. No, 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 no. Waridex per domani sera? Il pronostico per domani sera. Domani sera. Che c'è? Ah, per lo streaming di domani, dice. Domani c'è Phoenix Wright, certo. Solo quello penso che mi dica, non so, penso si versus Palomo. Ma se vai fuori dalla mappa? Fuori dalla mappa mi fa. Amici, come si fa? Fai i bordini. When the game starts, must be blah, blah, blah. Press up, down, move. Moving, if there is more than one map. Ah! Left trigger. Left trigger. Ora, left right trigger, niente. Appears on the menu, press up, down, on the direction of the map, press button to accept, move. If there is more than one map, use the left, right trigger to move the map screen. Use the direction button to move the target mission. If the number of maps has increased, la, la game, scusa. You may also use the direction button. Comunque, bisogna essere sempre ottimisti. Dove, dove se va? Allora, qualcuno ci odia e non ci vuole fare, fare niente. Fai tipo che molto bello stage show on. Show on the map, tua madre. No, puoi tornare indietro, ma non penso. Hai fatto tutto. Perché gli dice di win ratio, win ratio, win ratio, win ratio. Sì, sì, non c'è un'altra. Quindi presto. Ah no, questo rifai la cosa. Questo lo rifaccio e direi di no. Art gallery. Prova a comprarti una carta, fini che select. No, select card. No, select card. Welcome back. Questo. Vabbè, riclicca la. Con l'altro perché così. Art gallery. Art gallery. Proviamo. Proviamo a comprare una stronza. Magari nella roba c'è scritto. Metti qua. Compra di due puttanate. 10 punti. Bui. Bui. Vai, vai, compra. Pure questo, bui. Dobbiamo battere il master. Non c'era, non c'era scritto. Allora. Allora. E questo. Vabbè, qua ci sono i potraggi. Dobbiamo battere il master. Mission, mission. E non c'è niente. Questa è la cosa, Questa è una cosa. Mica sta all'inizio. No. Però questa è difficoltà. You must use the guard move to protect. No, questo è quello che abbiamo fatto. Dov'è? Prova a rifare l'ultimo, magari fa qualcosa di figo. Ma l'hai fatto? Ma come delle parate, delle prese. Così. Forse arrivano delle pizze. Comunque, stiamo ufficialmente chiedendo l'aiuto da casa, amici. Comunque, c'è stato poi un cambio di voto nel sondaggio. Visto. Ah, no, un ma. 5-5-3, che è un po'. Se potevano essere altre due persone, perché un 5-5-5. Si è piantato. No, aspetta, aspetta. No, è andato, andato, andato. Aspetta, ciao, Appius. Bam, mo picchio. Vedi che ti dice? I won. Che cazzo. Se qualcosa che... Però vedi, così è un po' più... Ha detto... La cosa comincia ad avere del ridicolo. Facciamo una cosa. Reset, ritorno sul title screen. Torniamo al title screen e proviamo a caricare. C'è
Ok, mi hai salvato. No, lui si accanisce su di noi. La Svizzera dobbiamo che ricordiamo che la scelta è stata democratica da parte del esatto. Che ci segue da casa. Perché non compa... Ah. Comunque, Waridex. Posso parlare con Waridex nel frattempo, visto che lui ci prendeva in giro dopo che il Milan ha battuto la Roma. Come va dopo aver perso con altri giallorossi un po' più scarsi di solito? Eh? Dai, che cazzo! Povero Waridex. Aspetta, senti, vogliamo... Forse il blocco, ma non diceva nient'altro. Bravo, cerca un po' come si fa tra negli appunti che hai nel libretto di istruzione. Negli appunti, fa un cuore. Allora, vediamo un poco. La Madonna. Vedi, ci stanno degli altri indicatori. Sì, però... Perché non carica? Amici, vi prego, non so come dirvelo. Dateci una mano, controllate. E quindi, allora... Ma che... Io ti giochi una volta, però noi siamo... Però... Ok, aspetta. No, va bene. Lascia. Va bene. Niente. Ok. Pelle gatto ci dice invocate Babbi più indietro, ci vorrebbe questa cosa. Ah, forse devo comprare. Devi comprare tutto. Scherzando. Gallery. Ma che davvero? Ok, poi? Scusateci, è momento... Ah, vedi, io per una new stage. Quindi la 10 e la 12. Così random. Quelle da 30. Ma che teste di cazzo. Aspetta, però non... Oh, grazie. Il Gervais dice a Brifai, già picanto filanesi. E vabbè, no, ok. Ma non c'è scritto nulla. No, comunque abbiamo scoperto che dobbiamo comprarci la roba nell'art gallery. Altrimenti non ci fa andare avanti. Rimetti Twitch sotto, però. Sì. Scusate. No. Ci sembrava. Ma porco il cazzo. Ci sembrava leggermente controintuitivo. Comunque ha ragione Ralph DK, siamo scarsi. Ah, sicuramente siamo scarsi. Chi ha scritto? Siete scarsi. Oh, abbiamo comprato un nuovo stage. Quelli da 30, quindi ci danno il nuovo stage, credo. Che insulto, che bello. Sicuramente. Ok. Va bene. Compriamoci tutto da 30. Tutto. Un altro da 30. GGVP. Oh. Vabbè. Oh. Siamo contenti. Vediamo un po'. E vaffanculo. Oh, era facile. E tanto comunque sta a te, Esatto. Sì, però adesso è più facile. Allora, facciamo. Vai, andiamo sulla Silk Road Ruins. Oppure l'Arbor of Souls. Oppure andiamo a sfottere Erdogan. No, andiamo in India a farci di Gange. Di Gange? Di Gange. Mission. You are surrounded by a pair of warriors on an Indian fort. Gli devi menare. Defeat both enemies. Questo c'è. No, Seungmina, allora. Allora. Potrei iniziare a portare questa. Esatto, sei un mena tra l'altro. Perché si fosse messo in diciamo in ascolto ora. Stiamo andando a Soul Calibur su un vero Dreamcast che è proprio qui a fianco a noi. Forse potete sentire. Forse potete sentire, esattamente. E stiamo affrontando le mission battle con Vitturini, che ha fatto un discreto mazzo a tarallo, come si dice in India, a Seungmena. Ok, mamma mia, lei proprio... Seung, io ci metto Ormena. Così. Esatto. Ma sta già sto lì, sta già sta spada. Sono i due Marò. È su. La storia dei due Marò. No, ti prego, Mena, io l'odio Maxi. Proprio è il mio personaggio che odio di più. Perché c'ha questo cazzo di shuriken rotolante che proprio mi dà un fastidio. Come si faceva la mossa figa che hai fatto prima. No, come si fa a fare le prese? Così, due che quei due, però gli devi fare da su. A boh, calcio nelle palle, così. Questo dovrebbe fare più male, però. Sbom, attenzione, comeback e invece Suka. Vabbè, ancora una vita. Ancora una vita. No, mission Suki. Vabbè, le puoi fare quante volte vuoi. Due Marò senza. Vai, mission, vai. Vai. Sconfiggiamo i due Marò. Ma perché mi è uscito Lizard Man? Vabbè. Perché penso che sia due random. Ah, due random. Perché i Marò non sono due persone fisiche, sono come il è uno stato è uno sono stato dentro di noi. Come tutti.
gli lecca la spada, ma in realtà gli passa attraverso il muso. La bellezza di quest'acqua dietro lui sale, si abbassa e lei BOOM! Ma ammazza di tiri! Oh, e che? Così, senza... come dico io? Senza pietà, senza Lizard Marò! Marò, che mazzate! Marò, quelle. Esattamente. I won. Qualcuno può contare le battute di Marò? Basta, dovremmo smetterla in realtà. Maxi Lopez! Spesso per cortesia. Per cortesia, fagli male. Così, in faccia. No, hai voluto troppo, hai giocato a fare Dio. Ricordati che hai sempre lo sidestep, eh? Sì, sì, sì. Boom! Scusate. Sto facendo... No! Che cazzo di paradona! E poi si becca una spadata in faccia. Vitturini, non Vetturini. Comunque vabbè. Mante Viscio, che cazzo. Già tanto che leggo il tuo messaggio. Viscio, come stai? Win ratio 1 di 2. Vabbè, fine. Abbiamo finito qua. Vabbè. 1 di 2. Vabbè, abbiamo vinto i punti, quindi di fi- no, adesso torno indietro. Perché uno di due? Perché una l'hai persa. Una l'hai persa. Ah, è come la storia delle banane, te ne compri due così uno ratio. La mani. Sandio, devo muovermi. Perché? Devo muovermi. È perché dico, sennò la sabbia mi... Ah, è perché qui poi ovviamente la vera figata è che avevano messo un vero contenuto Vito. Single player. Vieni un po' più da qua però, che stai fuori dallo schermo. La vera Ciao Zeta Giorgia, benvenuta. Ciao. Pestalo per cortesia. Vediamo un po', questo è il Giorgia. Momento in cui il Dreamcast ci fa soffrire. E invece va. No, non l'accarezza, quello già funziona che Dio lo sa e la Madonna lo vede. Send will make your movement harder. E lui subito para. Speed, ah, speed down, a meno che non sidestep. No, pure se sidestep, non se ne può fare. Se esce dal cerchio. Però, cazzo, quel Dio. Minchia, ti ha leggermente aperto proprio... Non diciamo cosa, perché... Aia. La faccia. Ciao Pellegatto, che subito dice gonfiatelo come una zampogna, come i grandi classici, come ogni buon picchiaduro dovrebbe fare, istigare le persone a menare. Grazie per il follow, Zeta Giorgia, subito arrivata, subito capito la potenza. Grazie Zeta Giorgia, questo è per te. Di Vitturini. Questa capocciata sui denti. Ora provo, ho il tremendo dubbio che la vita... Ti stia scivolando davanti, mentre fai streaming con altri esatto. Due cazzoni a Ginevra. vai, andiamo a spottare. La storia della mia vita. Vieni qua. Grande! Giorgia già ci segue da tempo su YouTube. Oh. Grazie mille. Grazie. Benvenuta anche su Twitch. Amici della chat, se potete, fate punto esclamativo YouTube, per chi non lo sapesse abbiamo il canale YouTube. Pagina Facebook e soprattutto il server Discord, dove c'è tutta la community. Ambiente fantastico, ci vantiamo di avere la community più gentil nerd di tutto l'emisfero boreale. Ok, io mi scordo sempre quale uno e quale sotto. E l'altro c'è l'Australia, perché a nord c'è Roma e ci stanno i Bori, al sud c'è l'Australia e quindi l'Australia. Giusto. Nel frattempo il gioco non sta caricando. Grande Jet Set Radio. Esatto. Questo è il fantasma di Jet Set Radio, vedi? No, è perché guarda come lei lo guarda. No, ma Jet Set Radio ha funzionato. È Space Channel 5 che Space si è inchiodato all'ultima missione. Sì. Inchiodato. Altro domani esce il video di Space Channel 5, dove è andato storto tutto quello che poteva andare storto. Io mi sa che mi gioco un Mosconi. E così. E... Lo sai perché? Perché gli stava a fare mazzo a... Esatto. Stai a fare il mazzo a tarallo. Dobbiamo fare una grande cosa. Kilik ha crashato tutto, sì. Dagli una bottarella, tipo. Niente, eh? Ma si va per chiudo? No, si stacca. Bene, allora, dicevamo. Aspetta. È andato! Mamma grande. Mia! Le emozioni! Botta, ma questo è il tocco del bellotto. Le emozioni del Real Hardware. E tu ne fai... No, bene agli sta merda, che c'ho pure lo speed up. Grande, guarda lì. Che gioco di gambe. Guardalo. Che gioco di polso. Che gioco di tutto, proprio. Tanto lui basta che ti batte una volta sola e ti fa il culo, quindi... Se gli facevi il perfect. Ma io non voglio giocarmi il perfect adesso, me lo tengo per dopo, capito? Perché. Shh, Jax, per favore. Per favore. Jax, non so dove abiti, ma lo scopro e ti vengo a menare. Ci metto niente, è l'internet. Mena sound bello, mena. Il bellottaccio, comunque, devo dire che. Il bellottaccio.
C'è la French Touch. C'è il bello qua! C'è un juggling così. C'è un Devil May Cry così ante litteram. C'è anche il Beat to Touch comunque. Direi che è abbastanza pesante il Beat to Touch. E il cristallo di luna! Black Cat. No, gioco, sbaglio gioco. Mi hai sbagliato proprio settore. Bravo! C'è voglia di menà. Bravo. Ottimo. Siamo 41. Allora, vai nell'art gallery e compra. Abbiamo capito come funziona questo gioco. Tutte le cose che costano. Oh, vedi, non so. Allora, vediamo sopra, abbiamo finito tutto. C'è un sacco di cose. Ah, possiamo vedere. Vediamo un po'. Allora, sicuramente la 12 era da. Viscio di. Ti vengo a menare le cacchio e stai. Guarda che il Belgio da qua non è tanto lontano. Abbiamo la macchina, ci arriviamo in un attimo. Ma compratele. Non ci dà niente? No, non ci dà niente. Allora esci indietro. La 12, giusto? Che 12? E 12, va bene. Invece no. C'era no, non chapter c'è... 12. Forse l'attesa non è screen. È la parte. Può essere. Era... Cioè, non allora, è l'attesa 20... del loading screen. 50. Questa è quella della 50. C'è la missione, dai. Grande special art card. You open a new art card category. Megoioni. Vabbè. No, non c'è un cazzo. Vabbè, male che vada, dobbiamo farmare. Perché quello è 30. Provi di quelli da. Vediamo oh, se provano da 20. Dai. Da 30. Non c'è. Da 20, sicuramente non sarà. Vabbè, ma giochiamo. Abbiamo un sacco. Kirik, sto stronzo. Ah, perché sblocchi i personaggi? Io bando new special art. Queste sono cose che non ci interessano. Allora, boh, c'è cioè, di tutto. Allora, vabbè. Portrait. Compra, vai, apri tutto, Vitturini, apri tutto. Smarmello. Io posso spacchettare come fossero pacchetti di Magic, ma non ho mai. No, 30, 30, 30, 30, 30. 30, 30, 30, 30, 30. 80. 80 voglio dire. 80. È un new travels ahead. The following stage is now selectable. Silk Road Ruins, ok. Va bene, start. Start to exit. Allora, facciamo torniamo spesa, indietro. Facciamo 80. 80 abbiamo finito i soldi. Quindi va bene così. Perché non sappiamo cosa fare. Allora. Dobbiamo rifare una delle. Allora, tu salva. Salva, salva perché questo salva, gioco. Sempre salva. Visto che. Perfetto. Che salvataggio funziona. Vai, mena qualcuno che vuoi menare di nuovo. Tipo, andiamo a menare di nuovo i. Andiamo a fare Marò? Andiamo a fare Marò. Facciamo un... No, torno vai a Silk Screen. Forse lì magari ce n'è una nuova. No, però mi sa che ha sbloccato tipo la mission. Vedi, c'è sempre una sola. Non è che devo vincere questa per avere. Questa è Wang con la. Dentro la. Ah, forse hai sbloccato lo scenario per. Lo scenario, sì, per fuori, per il Versus. Ah, vabbè, ma allora ditelo. Si potevano comprare pure nuove armi, non ricordo. Nei seguiti quasi sicuramente sì. Io ho uno che penso di aver giocato fino alla morte, il 3 in realtà. Questo lo giocavo a casa del buon JP. Terribile giustizia. Sai che dovrei rivedere? Cosa? Come si fanno le prese? Perché non riesco. Così. Oh cazzo, Sampix B. Così. È pure così però. Sì. Si fanno come un po' di. No, ma secondo me era così. È uguale, è solo se c'è. Ah, così. Ma tu schiacci col poliziotto boom così. No, no, così. Così. Boom. E gli dai in faccia. E poi XB come lo faccio? Andiamo un po'. Dreamcast, buongiorno. Si avvisa la gentile clientela che il servizio Dreamcast è temporaneamente sospeso. Momento. Aspetta, si muove? Eccolo qua. No, è un po' lento nei caricamenti. Vabbè, ma ci sta. Dici che è solo lento. Come? Dici che è solo lento? No, si chioda. È un po' graffiato in realtà. Di menà. Oh, il calcio nelle palle proprio ti piace. Sempre iniziare con un calcio nelle palle. Fagli capire chi comanda. Facciamo una musichetta di caricamento tipo quella del. Ma wow! Calcio nelle palle. Questa è la musica. Tu stai prendendo un samurai e lo stai. Un samurai con la maschera del Kabuki. Ti stai dando calci nelle palle. Wow! E in acqua! E in acqua, proprio così. La... Questo sarebbe almeno 500. Schiaffi, punti. Schiaffi umiltà, amici. Ciao a Genore! Arriva a Genore, giustamente fai un perno. E per forza. E è lui che mi porta. Mena belli capelli da parte mia, per cortesia. No! No! Non te lo... Basta con queste prese, perché questo no, è. No, è perché volevo partire partire con calci nelle palle. Ci sta menando. Non stai smettendo di fare questa cosa. Oh! Compenso gli hai fatto questa un suplex. Scusate, non me ne vado. Dopo tutto deve essere tutto un gioco di circolarità e tu che gli dai calci negli stinchi. Che suore e menare, insomma, per forza così. No. No, vabbè, così. Va bene così. Boom! E questo è proprio una patata diciamo, in faccia. È un modo per essere sconfitti, tutto sommato. Poteva andare peggio, 70 ecco. Points. Ci schiaccia proprio le. Vabbè, 70 points. Vabbè. Abbiamo ancora. Però tocca a cattare le cose giuste. Bisogna sapere cosa comprare. Prima però metto la fragolina, giustamente. Ci sono altre cose, collection data. Non lo so. Boh, allora. Choose one. Ah, qui abbiamo visto che c'era un cazzo. Prologo.
abbiamo comprato tutto. Forse dobbiamo comprare tutti quelli del prologo per andare a quella successiva. Sarebbe davvero una cosa da rompere. Ah, perché questi poveri sono GC Portraits Collection Data. Chicco? Vabbè, no. The Following Sage are now selected. Ma quello pure prima. E sarcazzo, va bene. Vabbè. Ciao a chi è arrivato ora, vero, vero, vero. Ma se sposti quei triggerini c'è altre mappe, no? No, fa semplicemente questi due. Drinking Song invece lancia una... Sta lanciando una... come dire, uno strale al contrario. Come si dice? Una roba per togliere le maledizioni. Un contro... No, non mi... È tardi, ragazzi. Cioè, un esorcismo. E dice... No, esorcismo. Aglio, bravaglio, Dreamcast senza abbaglio. Bravo. Hai comprato qualcosa? Io voglio fare una cosa, scusate. Visto che queste costano 10... Compra tutto, vai. Io voglio fare vai. Una cosa. Mi finisco tutto il prologo. Così te lo sciacqui dal cazzo. Ci danno qualcosa di figo, capito? No, ti danno niente. Il cazzo proprio ti danno. Con le patate. Patate. Esatto. 50 punti, non ci compri più. No, ci compro qualcosa qua. Scusate, ma... Tipo, prova, prova questo. Abbiamo questi. 5, compra questo. Questo da 50? Sì, vai, vediamo un po'. Special, a new stage, Emperor's Garden, grazie. Dai, No, sì, sì, scusate, Vabbè, lui, ciao, c'è bello. Lui che... A parte si sta facendo la barba con una... La patata di lato, dice che l'ha esatto. mossa, giustamente. Bene. E quindi, sì, secondo me ci piace tantissimo. Va bene. Siamo tutti contenti, torniamo indietro. Ari, andiamo era, a minaccia. Era un po' macchinoso. Oh, RRR. La faccia vostra. Oh. Sì, andiamo... E quindi andiamo in Cina a menare. Facciamoci cacciare, vero? Beh. Quanti punti ti danno? Non te lo dico. Si sa manco che devi fare spider int. Devi menà. Cioè... Hit the enemy 16 times first and win. Ah, proprio quindi a cazzottini. Attacco rapido. A cazzottini. Oppure, oppure... O a cazzo duro volendo. A ginocchiate sulle palle. No, ginocchiata è lenta. No, però da pochissimo. Però... Devi fare le massime lì. Il problema è che non devo... Devo da fare... Com'è che devo fare? Aspetta che provo a fare fufufu. Qual è la fufufu? La sai fa? Fufufu. No. Quella là così. E... I caricamenti stasera vanno così. Poi. Ma mentre c'è il caricamento, raccontiamoci qualcosa delle nostre vite. Tipo. Non mollare. Non mollare. Non mollare, piccola, dai. Abbiamo solo altri 28 giochi di cui fare gli streaming fino alla fine dell'anno. Ti prego. E altre 5 nell'armadio con cui sostituirti. Vedi un po' che puoi fare. Infatti, sì. Non è vero, purtroppo, ne uno solo di più. Eccolo. Eccolo. Allora. Vedi che ha sentito, si è cagato in mano. Mitsurugi 16 hit left. Subo. Ah, il primo che dà 16 colpi all'anno. Aia. È molto in vantaggio. Ora un po' meno. No, hai rischiato. Dagli di, di calcettino basso. Calcetto basso sul ginocchio. Calcettino sullo stinco. Vai, vai, vai. Comunque è bilanciato, è bilanciato. Ma dai, raga, Crash Bandicoot per PlayStation 2. Lì poi c'era un errore. Il gioco era piccolo e lo misero sul CD. Perché c'entrava. Ma la velocità di caricamento del CD è di gran lunga inferiore. To say the least. Boh! Il primo gioco per PlayStation 2 dopo il Demogorgon. Che culo! Sì, ma la vittoria è tua, sei bravo! Mamma mia, devi ricaricare. No, devi ricaricare. Amo Siegfried. Ah, perché giustamente sono random le missioni. E Mitsurugi, boh, lui è un po' più lento, quindi magari riesce a cavarti. Speriamo, no? Speriamo proprio, E quindi nel frattempo abbiamo cominciato a lavorare al nuovo clip show. Quindi bravo. Siete sempre in tempo per fare le clip, tanto ne aggiungeremo altre. Ma soprattutto siete sempre in tempo per segnalarci le clip, che voi ne avete fatte talmente tante. Vogliamo bene che ne avete fatte tante. Però, minchia, lui è partito dopo di capoccia, così, in faccia, questo è lento, è la tua occasione. È la mia occasione, hai ragione, è la mia occasione. Ma che cazzo dai, sei? Dai, no, ti prego, non fare il minchio. È la patata di lato. Devi fare... Quella, a Napoli c'è un nome tecnico per quello. Il nome tecnico per quello è la picchiacca. che dice sì di quando vabbè, una ma persona... questo non mi ha fatto male. Ma se cadi giù comunque... Ma si sta abbassando, vedi lo stesso. Tu abbassati pure tu e dagli questo figlio della merda. No, parata impatto.
Che ti impari? 2-1. Tacche poco profonde, esattamente. Tacche poco profonde è già dentro. No, no. Però sai che bella la minazione quando perdo. C'è lei che si dice che mi guarda e mi dice proprio scarso. Sei proprio scarso. Di nuovo. Grande la rivincita. Anche vedo che sei un pippone, quindi. Brink è morto e basta. No, poi Brink risuscitava alla fine. Non mi ricordo. Era tardi. Aspetta, è così Siegfried con la sua asse da stile, dice giustamente Henry. Il metallaro tedesco. Allora, se la smettessi di perdere al primo round, mm-hmm, eviteremo molti caricamenti. Lo so, ma è, la vita è così, è... Cioè, un momento ci sei, un momento il Dreamcast ci mette 8 ore a caricare uno stage. Vabbè, però, dopo... Però, vabbè, è la bellezza del Real... Real hardware, cioè, real problems, senso, real feelings, real Mosconi, soprattutto. Still better than the fucking emulator. Sì. A parte il quarto d'ora mi ci vuole a montare il setup ogni volta che torno da lavoro. No, ma ci mette solo tempo, lui è tranquillo, mette lì, si fa tutta la sua bella code correction, error correction, eccolo qui. Proviamo a far partire, non so di nuovo. La vita è celeste, intanto. È morto. Quindi vi dicevo, cioè, oltre a... Ma ci sono tantissime clip. Noi abbiamo preso quelle lì più viste, ma se vi ricordate qualche clip in particolare che magari è passata un po' sotto silenzio, segnalatela su Discord o un messaggio privato su... meglio a me, perché me ne sto occupando io, poi nel senso, se lo fate a Fabio, cioè non è che non vi caga, però magari fa modo di occupare a me e diventa un po' più casino. Quindi contattatemi, mandatemi un messaggio privato su Discord, come ne pare. Però se vi va, segnalateci qualche clip che magari è un po' giù. No, nel senso, le clip che magari sono un po' meno hanno meno visualizzazioni, perché io, non per pigrizia ma per una mera questione di efficienza, menagli subito. Schivatona. Madonna, attenzione, forse c'è un comeback qui. Stai! Un bel comeback sulla testa. Eri l'altro, No. Quindi non è la terza di fila che vinco. No. Minchia, è tosto. Cioè, forse è un po' più... Oh, Kilik, quello che ci ha fatto... È un mazzo tanto. Ah, cacchiere. Ma io sento un caldo proprio... Fottuto, voi volessimo aprire la finestra. Sono io che vinco. Facciamo così. Finché non vinco, non si apre. Madonna santa, io è la sauna. È Squall, sì, è Squall col bastone. E anche con un po' di eterosessualità. Ma giusto un pelo, Vai. Ecco, questo è il giù. Tu sai, sidesteppalo. Perché quello, lo stronzo, c'ha un range. E qui è molto forte, perché in realtà il bastone fa relativamente poco danno. E pure a me che ha il range tipo di un'autostrada. Cioè, nel senso, è pre-range della mamma di Shigeru. Come? Qualcuno vuole provare miglior fortuna della mia? Vai. Dai, magari soltanto facci vedere cosa sai fare. No, Gina non mi porta molta fortuna. Siegfried. No, Vision, non sono d'accordo per niente. Io adoravo Squall. Ti piaceva? Ma è stato il tuo primo Final Fantasy? Perché quella è una cosa importante. In realtà è stato anche il mio primo Final Fantasy. Sì, sicuro. Poi ho giocato al 7, l'ho fatto al contrario, 8, 7 e 6. No, ho fatto prima 7. Una storia bellissima. E ti piaceva più? Eravamo in viaggio in Inghilterra, mi sa, verso Liverpool. Siamo andati a un hotel del cavolo e affittavano la PlayStation. E tipo per £2 ti prendevi la PlayStation. Ho costretto i miei genitori a prendere la PlayStation. Cioè, tu sei andato a Fantasy 7 e Burrelli. Tu sei andato. E mi sono chiuso a tutte e due. E ma scusami, cioè, tu stavi in vacanza. Ma perché c'era una pioggia, non so che cos'era. Non uscivamo, ho detto vabbè, PlayStation a questo punto. E lì ho conosciuto Final Fantasy e poi. E ora sei qui. Lì è nato l'amore. Pensa che culo. Quindi sì, è stato anche, forse penso, il primo gioco su PlayStation che dice Squall Wars character ever più worst story ever. Beh, la storia dell'otto non la migliore. C'è di peggio. E l'otto molto meglio del 9. Però il 9 era diciamo manieristico, era un po' troppo classico, ecco, come approccio all'RPG. Lascia. Ci spicci però. Dreamcast. E dai. E dai a papà. Fai la brava, dai. E dai. Che già fa? Niente, aspetta.
Non so, mi fate venire il dubbio, dovrei rigiocarlo a questo punto per vedere Quistis. Da Quistis era la tizia col frustino. Non rigiocarlo, dici, Viscio? No, che no, si è... no, che si è imputtanato il Dreamcast. Dagli un po' di red. Se proprio. Vabbè, direi che stiamo per fare un resettino. Tanto hai salvato, no? Sì. E una nuova! C'è sto tizio qui che si muove con grazia. Siegfried! Struz! Cazzo che caga, qualche altro attacco? No! Avesse mando, no? Cazzo! Bucchino! Perché in realtà il reset sulle console che c'è l'anima. No! Avesse morì! Bobo, ok. Pure il calcetto a terra. Boom, ok. Grande, tattica. Era tattico. Solo a calci, perché i calci hanno un po' più di range. Solo calci esatto. Ma pure questa. Ma che è? Sono due. Hai visto il secondo round? Perché io non sono arrivato. Ma c'è sempre stato. Ma che cazzo? No, ti prego, però non mi fa rifare tutto da capo. Necessa. Cessa il degno per favore. Sian Gua l'ho sempre odiata perché lei è molto veloce come personaggio e quindi qui è molto avvantaggiata, perché in realtà lei in modalità normale farebbe un cazzo di danno e quindi bilanci così. Invece qua è veloce. Mamma, giusto, bravissimo. For the sake of Suka stronza. No. Attenzione, siamo 4 pari, 3 a 4. Velota si porta in vantaggio. Prova due colpi ma para con agilità. Dribla! Ciao Brema! Oh! Manco 150 punti! 150 punti! Esatto, in faccia gliel'hai messo. Andiamoci a comprare una stronzata. Soul Calibur! Ciao Passerotto! Ciao. Allora, mo 150. Come li spendiamo? Aspetta, non è che c'è un altro stage, però scusa, esci un attimo. Ti piacere. Esci vai a destra. No, c'ho sempre collection da. Vabbè, qui abbiamo scoperto che questo qui ci ha sbloccato. Quello da 50 ci ha sbloccato. È solo per il livello, che siccome bisogna dare tanti colpetti piccoli nelle palle. Sì. Aron Winter l'abbiamo sbloccato, sì. No, no, è vero, ma lì era infame, perché ovviamente. Perché ovviamente era. Cioè, era proprio lo stage fatto per romperti le balle. Assolutamente, super rune Dreamcast oggi. Oggi ci hanno sparato il pezzo da 90. Allora, che vogliamo comprarci un altro da 50? Ma perché sì, questo c'è uno stage. Calcio denari, 39. Calcio denari. Vabbè, cose a caso, va bene, ok. Comunque da cose a caso, sostanzialmente. Quindi devi grande comprarti la roba che costa di più. Sì, e siamo Zambani per la clip subito. Su, for the sake of Suka. Io comprarci un altro po' di roba. Qui vedi, tipo, qua c'è un 50, ce lo compriamo. Questo dava solo stronzate. Questo ci ha dato parecchie poco soddisfazioni. Però proviamo. E invece no, perché questo è quando sblocchi la. Sarebbe bello avere numeri che dobbiamo comprare in modo da non sprecare in. Magari c'è l'internet che ce lo dice. O c'è anche la chat che è come Google ma umana. È come Google ma umana, io nel frattempo salvo. Allora. Quella. No, si è sbloccato manco il cazzo proprio. Vedo. Ho buttato i renari. Vabbè, mi vado a fare un po' di botte random. Sicuro, neanche nelle mappe a caldo. Niente, no. Defeat both enemies. A soul charge increases your speed. Dov'è? Andiamo a menare. Ah, la vota Xian Gu, no? Xian Gu. Ah. Game faccare per vedere cosa comprare. Già stiamo vedendo. Tutto a posto. Mo il caricamento con calma. Game faccare comunque, ragazzi. Game faccare è bello, giustamente Passerotto fa Soul Calibur. Soul Calibur. L'abbiamo fatta all'inizio. L'abbiamo fatta all'inizio. Allora, tu che vuoi? Poi mi carico pure io e te lui. Sì, speed up. Boom! Calcio in testa, sì, senza pietà. E senza pietà. Ma stronzo, però cazzo che gli faccio finire. Bravo. Cazzo che gli faccio finire la combo. Combo breaker. Nei denti. Direttamente. Stronza. Oh.
Sì, fai speed up. C'è auto. Sta strozza, ammazza. Oh, il buon Fabio. Buon Fabio, sì, che gioco eccellente. Spawn al buon Fabio. Ciao Fabio, nel frattempo meniamo malamente Xiangua. Così, nonostante la cosa, questo ci dice. Stiamo prendendo un attimo cosa. Tu fai soldi, va? Io faccio soldi, io devo. Devo portare a casa Pagnino. Mado, questo sì. Ok. Seung Mena. E per i capelli anche. Ma li voglio. Ma chi c'è? Te faccio caricare domani, eh. Sì. Speed up, sì. Speed up, assore, davvero. Vai. Boom! La soddisfazione. Non rompo il controllo. No, ho sempre trovato bellissimo il fatto che c'hai quei tre secondi in cui lo continui a menà. È bellissimo. Di che partito è tu, padre? Esatto, e lo meni. Questo qual era? L'abbiamo fatto, sì, l'abbiamo fatti fatto tutti tutto, eh? Vabbè, vado a menà in India, in Marò. Perché dobbiamo far male e funziona. Ah, c'è Yoshimitsu. Allora, qua c'ho un po' di cose tipo. Allora. Mission. Cerca quali sono le mission. Vabbè, poi li vediamo. Ora servono i danari. Stage forse. E stavo delle mezz'ore a vedere le demo iniziali. Quando i personaggi mostrano le mosse, era proprio un bel vedere. Ma assolutamente. Cioè, Era un gioco bel che vedere, va sì. Liscio come il burro proprio. Cioè, nel senso. Come ho detto all'inizio, altro che Arcade Perfect. Questo è. Ma comunque mi si interrompe la registrazione random in determinati momenti. Non ho capito perché. Va bene, insomma, dopo lo monterò altrimenti. Nel frattempo i caricamenti ci mettono sempre. Sai perché? Secondo me ho premuto spazio. Ecco, spazio stop ai caricamenti. Anche se non levi il focus. Cioè, anche se lo. E come faccio a togliere il focus? C'è ragione, bisogno di vedere. Va bene, fa niente. Vabbè, beh, poi niente botte del. C'era tuo. Capitato pure settimana scorsa con Space Channel 5. Semplicemente abbiamo preso la versione. Mi toccherà farlo pure stasera. Vabbè. Hai lavorato. Mentre voi giocate a Rocket League. Bravissimi. Sidebook of Win. Assolutamente sì. Guardate, questo abbiamo detto, Bastiotto. Cioè, questo non era arcade. Questo era arcade battle. Questo era molto meglio dell'arcade. Spammando, tastierrando, mi ha schivando. Grazie anche alla punta tecnica. Ma che cazzo fai il poco stick de sta cieco? Io temevo. Drones. Cazzo delle palle! Sì, è così che ti voglio! Molestatore. I won't give up hope. E poi c'è Maxi. Maxi Lopez. Maxi Lopez in che gioco? La seconda squadra di Roma. No. Oh, ragazzi, se laggate questa sera dovremmo avere addirittura il transcoding. Infatti sì, sto strozzo. Vabbè, quanti numeri. Aspetta, mi sta a menà però. Assù, un pezzo di merda. Sì, al volo. Giaglato così. L'hai mancato però. Ma appena. Dai, e si 70 punti se andava. Qui siamo a comprare un sacco di cose. Secondo me dovremmo andare a vedere questo. Allora, Art Gallery. Allora, no, ho sbagliato. Allora, io salvo perché il mondo comunque è breve e salvare non costa niente. Sì, credo che non si. No, mission ho sbagliato. Art Gallery. Controlla un po'. Cos'è che queste qua si No, mission mi sblocca le missioni. Ma sono troppi, l'avremmo beccati. Vai allora 30 27 31, abbiamo preso un po'. No, 27? 27, vai. Vai, pure 26. Shrine of Euridice, giochiamo in casa. 27. Bui, Sofizia, ecco qua. Sì, vabbè, dobbiamo avere la guida. Pia pure 27. 27. L'abbiamo finito. Cacci i danari, bello. Ok, esci lì. Bene. Ottimo. Bene. Andiamo a giocare in casa. Ah, si è sbloccata la. Ho sbagliato. Vabbè. Non ti perdonare, volevo dire. Salviamo. Siamo andati in Greciazza. Dai. Cioè, guardare quanto è accurata l'Italia. Vabbè, ma perché comunque è una mappa vecchia. È la mappa giusta. In realtà è veramente così. Esatto. La terra è piatta. Mission. Chi dobbiamo menare? Efesto. The strong winds will carry you away. C'è il vento e quindi devi girare attorno, se no finisci in acqua. È come celeste, vabbè, praticamente. Un mona. Esatto. Livello celeste. Livello celeste. Non nel senso che è celeste. Devi menare Elvis. Di nuovo Maxi. No, Maxi no.
Comunque, okay, certe mappe, certe mappe le fa adatte. Perché il disco è un po' graffiato, evidentemente certi graffi saranno proprio sulle cose. Ma vaffanculo. Aspetta, questo è tutto un gioco di gambe qui. Questo è tutto un gioco di gambe. Di gambe e di non cadere. E di non cadere come dei mona. Stronzo! Oh, sì, lui però, e lui vale. Si è buttato di no, non vale. No, ci sta, l'occhio di falco ha detto che si è caduto prima tu. Il cazzo. Scusate. Visto che Sega si è lanciato ufficialmente nel mercato delle console mini, vi aspettate un Dreamcast mini? Riuscirebbero a stare sulle 0 euro dovendo emulare quell'hardware in un Raspberry alla fine emula. Bene, pochi giochi. Allora, ciao alla ruota, salutiamo. Ciao, 80 ruota, euro, diciamo. Se tirano fuori. Se lo fanno loro che sanno come era fatto bene l'hardware. L'emulatore, forse sì. Ma perché mi spara di qua, sto strozzo? Capocciata sulle gengive. Bellissima questa vittoria. Comunque, e uno possono farlo. Sofizia, Mirror Match. E quello è il primo vestito. È quello grasso. No, Fra, non devi fare così, ah, però. Un poco di solidarietà. Oh, Antonio, adesso tu stai combattendo qui in teoria. Devi battere te stesso per avanzare il nuovo livello. Il problema è che non sto giocando perché sto cercando di buttarla giù. E vaffancuore. No, è riuscito il momento. È riuscito il cazzo. No, non necessariamente un hardware dedicato, è anche un'emulazione. Il problema è questa, se loro fanno un porting delle primitive che usavano i giochi del Dreamcast su una piattaforma, prendi un quad-core arm, è molto più potente. Cazzo di Dreamcast, ok. Però devi fare un porting serio delle chiamate LDI e tutto quanto. Andiamo sul tecnico. Cioè, insomma, andiamo un po' sul tecnico. Ma bene, sì. Che ce frega! Poi non sono Boldo, Cristo, cosa. Sei fottuto pervertito. Mori! Giù col calcio nelle palle. Gli è piaciuto. Oh! Oh. Boldo è l'unico personaggio che quando gli dà il calcio nelle palle recupera vita. Carica la vita. Dobbiamo sentire che dice, cioè dice ci qualcosa provo. Di bello. Poi cioè lascio a qualcun altro. Che dice Sofizia? Senti che dice Sofizia. Non lo so. Sofizia. 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 No, dice Sofizia. Versus Yoshimitsu. Non lo sapevano la tua. Ma che cazzo? Ma è un coglione. Si è messo in cimocca. Ma, cioè, ma questo è un coglione. Versus Sofitia. 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 Sofitia versus Sofitia. Bah! Mamma mia, così. Vabbè, comunque. Poi si butta pure lei. L'hai rimbalzata per terra. 120 punti. È una qualità. Ma vado a farmi pure l'altra missione. Dov'era? Era sempre in Turchia. No, questa è in Iraq. Che è? Insomma, Iraq, Iran, Al-Gaia, chi dobbiamo menare? Che succede qui? Stepping on the edge on the stage will blow you away and cause damage. Quindi bisogna stare lontani dal bordo, più del normale. Ci riusciranno i nostri eroi? Non lo so. Allora, sì, il mini Mega Drive uscirà, ma è fatto dagli stessi che avevano fatto quella porcata qualche anno fa. Magari riescono a fare di meglio, perché Mega Drive siamo abbastanza facile. Mi pare che sta facendo un pezzo però. Ma senza di boom. Grazie Zambani per la clip. Tre stage. Eh sì. Cristo. Speriamo, cioè io quello che spero è che il successo comunque di Nintendo con le loro li faccia pensare che comunque il mercato c'è. E a questa menarla. Questo glielo fa. Questa Asseung menata. Io la posso cercare di spingerla verso l'urlo, invece lei mi spinge verso il baratro. Ah no, si è fatta male. No, che si è fatta male sull'urlo. Ah, perché solo la barza della parte rossa che fa danno. Finalmente è calda. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Il sidestep qui è. Mo però parti come da. C'è Azeroth, però è meglio il sidestep. Astaroth, no. Fatto con metà vita. Però. Ah, vieni. Mamma. No! È in the face! Certo. No, 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 no!
Vabbè. Vabbè, ma fammi rialzare, merda. Devo prendere meno botte. Squirm, scream, vabbè sto cazzo. Tecnicamente questa volta sul software ci metterà le mani direttamente Sega, utilizzerà l'hardware di Atti Games, che però non è il problema principale. No, effettivamente no. Per il Mega Drive, regà, cioè il cellulare lo emula tranquillo. Sì, infatti sì. Solo che loro, ovviamente, avendo accesso al codice, conoscendo per bene l'architettura, possono fare un buon lavoro di emulazione, certo. Possono dargli delle ROM pulite. Con la Mega Drive. Io c'ho la Raspberry, cioè. Ormai, vabbè, giusto per la cosa nostalgia, diciamo, perché l'equivalente di un NES Mini non si può. Però la cosa sarebbe particolarmente interessante con un Dreamcast e la fessa di tua mamma, perché gli emulatori fanno schifo al cazzo. Basta che lo uccidi, dovresti stare a fa. No, non sto al top. Mi ridà un po'. Ti racconto un tot. Io sto saltando le intro perché tanto non so. Se siamo capiti. Se siamo visti, anzi, de più. Se siamo vissuti. Mette forza a tirarla fuori. Boom, e suga, sei un mena. Bellissimo. Dai ragazzi, dai bellotta, facciamo tutti tipo bellotta. Bellotta in da face, esattamente. Vision Ma che cazzo di... Come cazzo hai fatto a girarti? Stronzo! Assaggia la punta del mio strale, sfaccim! Boh! Vabbè, poi sono un coglione totale. No! Bravo! Boom! 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 100 coin! Comunque dobbiamo aprire la finestra per così. Araba finestra. Araba finestra, che stiamo morendo, amici. Scusate se mi alzo. Nel tempo... Sì. Scusate se... Ok, allora, direi che, senza saperne leggere né scrivere, noi salviamo e continuiamo la nostra avventura. Usate le chiappe. Ce la puoi farcela. Beh, non che siano molto diverse dalla faccia, a dire il vero. Ah, perché hai girato? Allora me lo faccio tutto così. Però continui a giocare. No, sono culo, che ce l'hai una mentina? Ma, assolutamente, infatti, comunque la soluzione Retro Pie, Orange Pie, è sempre ottima, per carità. Ma infatti ce l'ho attaccato alla TV. La cosa è questa, ragazzi. Alcune console usavano hardware tranquillo e noto. 31, 34, forse installato. 27 l'abbiamo presi. 31, ok. 19. 32 c'è? No. Pare la tombola. Stage. Quindi 19 è uscito. 34. Ambo. 19, perché non prendi 19? 34. 34 l'abbiamo già comprato. Allora 37. È uscito il 37? Qualcuno di voi ha fatto Ambo? Ditelo velocemente. Ambo! Ok. Poi 37, veramente 37 40 40. Ecco qua. E poi dammene un altro 2. Facciamo il 56 e il 60 tutti insieme, attenzione. Ok, 50. Ha fatto Ambo il CD, 56. Noi stiamo barando, così andiamo a prendere direttamente le stage, così non dobbiamo rifare sempre le stesse come degli stronzi. Qui ci sono dei render di Taki con le zinnone. 56 poi? E 60. Però possiamo fare Sofizia Special Costume, 58. 58. Così. Dovevo andare Money Pit. Invece no, era il costume di Xiang. Allora hanno barato. Dato che sta roba poi ti sbloccava le cose. Cercando il Money Pit che è stato richiesto, tu hai 60. Giustamente, Drinking Song fa una citazione colta e cazzo che ci uno per sfizio. Che purtroppo il resto della canzone è un po' irripetibile in chat. Non devi evitare di farci cacciare per sempre da YouTube. No, abbiamo finito. Dammi un altro costume special, sarcastico. Ma no, vespe truccate, niente di perduto. Vabbè, fa niente. Money Pit 37. Non fa niente. Ci richiedono un Money Pit. Sei scustato in un fasulo, è uscito il 41? No, viscio, non è uscito il 41. No. Tanto sono esattamente 90 al momento. Potevamo fare la tombola! Con la tombola! Potevamo fare la tombola! No, vabbè, a Natale facciamo la tombola con Soul Calibur. No, che c'ho la tombola? No, ma si scende. Vabbè, allora mi devo scaricare tombola. Tu! Mi spiace. Chi deve menà? Secondo me Flavio deve menà. Deve prendere mi devo far menà, dici? Devi prendere un po' di buffi ma e poi deve tornare a noi. Okay. Vabbè, ancora difficulty 2. Defeat both enemies. Che abbiamo sbloccato in Sicilia. Con Asi para, no? Con Asi para. Questi altri si menano. Ah, sei avvelenata. Così.
Umberto Tombola. Tombola napoletana. Vedi se c'è la smorfia, così diciamo la, i numeri della smorfia. Sta sì, coltellando nella pancia. L'ho cercata apposta perché spero che abbia questo fantastico Michele Iori abbia fatto. Cerca la smorfia, Rosio. Io non la smorfia, cioè non puoi fare l'estrazione. Vabbè, capocciata. Vabbè, mo ti ridà un po' di vita, no? Sì, dai. Vai, fatto una Michele Iori e Anna Malfi, questo deve essere fatto. Prova il nuovo Ruba Mazzetto. No, non che bella grafica. Torna in ok, sconfitto. Vai Flavio, vai! Dagli in faccia, Slizzard me. Oh, che sì. Sei lucertole che vengono qui a rubarci il lavoro. No, fanculo. Mo ci devi girare attorno. Vabbè, l'hai menato giù. Ottimo. Anzi, comunque, ottimo. Cazzo, ottimo. Bravo. Ottimo. Ma perché io come sto giocando? Sto giocando calcolato, secondo voi? No. Vabbè, che ancora è easy, mi sa. Scuoti. Abbiamo sbloccato. E Doizetel, vabbè, però non voglio è... scegliere. Andiamo in Giappone, invece voglio Godzilla qua, però, scusate. Salva. Premi B. È perché stiamo provando gli stage salve. Nuovi. Save data. Salve data. Naturalmente start. Adesso Zagem ti minerà smorfia napoletana. No, mi bombarderà di... Fatto, no? Un smorfia napoletana con annunci, va. Fatto, no? Sì, sì, ha fatto, ci metto un attimo. Mission. Ma gli annunci... Scendi giù così vedi... È tre stelline, eh. You lose if you're knocked down. Non devi fare mai knockarti down. Comunque... È stato richiesto Money Pit e voi non siete andati a Money Pit? Ah, no, non l'avevo visto. No, andiamo a Money Pit. È una moto che... scusaci, è un casino. Perché poi... Smorfia storia, cerca nella smorfia. 90 numeri. Va, va. Oh! T'ha fatto perfetto. Mi ha tirato un cazzotto. Ah, giusto. Ovviamente. E devo vincere 4 di seguito. Ma c'è il cellulare nuovo? Ah, è vero. Gli hanno dato un pixel gratis, amici. Per cortesia, lo offendete anche voi con noi. Fa da capia. No, ma non lo voglio vedere. Vabbè, però. Ma con annunci. Che vuoi leggere? No, che c'è dietro gli annunci. Vabbè, lo fai tu. Ma annunci vuol dire. Hai ragione. Ci riproviamo? Ci riprovi? No, perché ne ho scaricata una. Ma no, con annunci vuol dire che c'è la pubblicità. Ma no, che ma annunci. No, c'era quella che tu faceva. Vabbè, un porco posso dirlo io. Vabbè, cioè, tu farai gli annunci. Vieni a fare il napoletano di quartiere. Nel senso... Penso che sia... Napoletano di quartiere. Oh! Così, 4 di fa. Mo ti sei imparato la mossa? Ecco, fagli per esempio. È la prima persona che conosco con un Google Pixel. È perché gliel'hanno dato gratis, costa troppo. Fare da cavia. Dici più belli. Comunque davvero non l'ho comprato, mi hanno dato gratis sul mio sidestep e menaglie. Per fare da cavia. Ma dai, è caduto pure lui. A merda, è caduto pure lui però. Da cavia un esperimento. Mi ha fallato e questo mi sembra... È stronzo più che altro. Sì? No. È frustrante. Non uso certe app. Ah, fai, torna qua. Ma questo? No, facciamo, andiamo a fare quella in Sicilia che ci hanno detto... Non è in Sicilia, ma è in Money Pit, che non so dove sia. Se questa è Sicilia, ragazzi. To the nameless island in the Mediterranean Sea, in a deep pit called the Money Pit, it saved the vast fortunes of Verci. Che, boh, voleva essere, penso, un nome italiano. The Merchant of Death, vai here. Vabbè, sì, ma non c'è sto cazzo. Va bene, the rats on the floor bite your feet. Devi stare attento alle zoccole, Fla. Un po' so scente, quindi. Non puoi scendere. Fa ridere per già scendere. Dove stanno? Ah, ecco. Le zoccole ti mangiano i piedi. Però poi gli devi pure menare. Au. Oh. Minchia, eh. Ah, guarda, mi hanno mangiato i piedi, hai visto? Una cosa un po' sfrangiamento di... Si picchiano e fanno piedi. E vedi, effettivamente è una delle soluzioni di una delle missioni game design. Bellissimo. Comunque non abbiamo fatto la smorfia siamo entrati. Perché compriamo. Quando compriamo. Bravo, bravo Flavio. Grande così, è uno. È tecnico, perché quei ratti che mordono i piedi diventa. Però sei di nuovo a piena vita. Vai, Fla. Ce la puoi fare. Un po' di tifo per Flavio. Ce la puoi fare. Flavio. Volto de merda. Sì, vabbè, ma... Ma dai, però, subito col ratto. Poi, soprattutto, c'è il fatto che lui guadagna vita. Stai spammando. Certo che sto spammando. Questo... vaffanculo.
Passato dice che si intravede una zinna, ma da mo. Vabbè, sei arrivato adesso? Davvero? Dai no, in no, faccia! No, 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 no! Dai in faccia! Colpa del ratto, però! Sto ratto, amici! No! Sto ratto! Dai! Grandissimo! Grandissimo comeback! Se no qua partita il moscone pesante, te lo dico! Sì. Ok. Combattiamo contro Giuca Scasella. Salva, salva. Salva, sentita. Start. Come siete simpatici, mi avete fatto fare quelle giuste. Vai, vatti a fare il secondo in Giappone, sì. Va. E poi, poi compriamo. Come? Primo no, il primo fa nessuno. Altre due stelline, quindi che devi fare qua? Shia, defeat both enemies. The attack, scendi blow giù. The attack blows of both you and the enemy have increased in power. Vabbè, vi menate di più. Vi menate male. Vi menate male. Abbiamo catfight. C'è la moglie di Kakashi lì. Catfight. Ah, qui è catfightone. Ultimate beat battle. E addirittura. Ti ha spedito tipo 300 metri in alto. Quella è la presa qua. Quella coltellata li fa male. Cioè, comunque mi sa un po' più di range. Dite! Vai, vabbè, comunque. Bravo. Ah, cadere, no? Ti sto prendendo al volo. Vabbè. Occhio qua, sidestep di lato. Se ti dà un colpo sbagliato e tu sei morto. Stinky. Ma perché mi sei pushato male? No! Stava a fare la mossa! Stava a fare Kakashi! Con la mossa che il giaguaro. Questo è infame, no? Lo so, ma a parte mi sto mettendo in difficoltà. Oh, ma perché alto? Perché alto? Perché l'ho fatto alto? Guarda! Okay. Mamma mia, Flavio, ragazzi, è un calcio in faccia. Però guarda quanta vita hai. Ma che cazzo? No, vabbè, ma stiamo scherzando. Perché così poco gli è andata? Cattiveria infinita, vabbè. Già che dipende dal tempo la vita che ti la sai. Ah, dal tempo. Tieni il tempo. Con le gambe con e beh, tu menagli più forte. Questa è molto veloce, quindi conviene molto stepparla oppure. Peccato se sono riuscito a fare l'usso. Sono andato dietro. Dai, figata. Oh, grazie per l'abbonamento Alex CGI 6 mesi consecutivi. Minchia, è una vita, amici. Come sempre, no! È così. E questo è un moscone. E questo è un moscone. È per te, Ale. Grandissimo. Sono moscone mille. Tutto per te. Grazie. Voi non sapete quanto in questo momento. I 6 mesi sono il tempo che mi ci vorrà per passare questo livello. Giustamente, fai un altro tentativo. Vai. No, ma questa ci stava. Ho cacciato troppo la prima. Concentratasso. C'è il Buddha che ti guarda con occhio buono dietro. Non chissà, i stage sono belli, 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 belli. E gli attacchi flu deck. C'è anche la versione che prende fuoco, che si chiama Taki Divina. Boh, bravo, bravo. Questa è elegante che tacchi a spillo. Tacchi a spillo. C'è la versione che va più veloce della luce che si chiama tacchione. Esatto. Quasi entra nel nerd comunque. Nel nerd pesante. No. Tacchi one e tacchi two. Boh, cultellata nella panza. Ma dai, ti dà un cazzo. Vabbè, dai, comunque, se giochi come prima. Sì, vabbè. Che è sto capello che ho cacciato io? No, questo non lo posso prendere a ginocchiare nelle palle. Dagli in faccia. Avete sempre odiato. Avete cambiato la mia strategia di iniziare con il calcio sulle palle. E non stiamo andando più bene. Non stiamo andando così bene. Ma sai che facciamo? Se allora Flavio la farà, ma nel caso estremo in cui non la farà, diamo direttamente il joystick. Ah, va bene, vai, ci sto. Però tanto. E dare calci nelle palle. Ah, anche ci fanno notare la versione anche che ha studiato cardiologia, che è tachicardia. Mamma mia, ragazzi, danne pelle gatto qui. Dobbiamo leggere la battuta, facciamo un po' con le battute più belle più brutte. Che cosa fa? Si ha fatto del culo. Lo fanno, tutto che è un pervertito.
spiccia gli attori. Questo stronzo è. Vedi? Agli. Ok? Ma fregnaccio grandissimo. Lo so, una gara di intenti. Nel frattempo ci godiamo questa scella rasata, liscia come il culo di un bambino. Tu guarda la scella. Alto è il sudore. E qua è rimasta la merda. E vabbè, no, non fa niente. Adesso ci compriamo le altre cose. Vai, leggiamo i numeri della tombola. Aspetta che... Allora, salviamo. Allora, quindi... E però dobbiamo contemporaneamente vedere i numeri della tombola e... Allora, vai in... Premi un pulsante a casaccio. Lui è un po' Edward Maniforbice, un po' Eraser, un po'... Un po' Future Troia. E un po' anche i filmini che mandavano tutte le capri dopo le 11 di sera il sabato. Che filmini vedevi tutte le capri? Che c'è? Che dobbiamo me ne ricordavo un po' diversi. Allora, c'è cioè 50... Allora, che siamo... allora, vedi un po' su Special CG. Ah, ma per me è questo. Molti più... No. Vabbè. 90! Allora, no. Abbiamo un... 65 non c'è, da dove parte? 69, 81. Allora, 81. 81 è... 81 è Eshur, amici, i fiori. Ok. 81, ci ha sbloccato una cosa? Boh. Vabbè. Poi abbiamo un 82. Vabbè, a parte questo. 82, la tavola apparecchiata, la tavola imbandita. Stage. Ok. 84. 84 è a chiesa. Intanto la chiesa. Perno del banco. Perno subito. Vai. Poi abbiamo, il problema è qua. Ma li sai i numeri o li sai a... 83, quindi devi iniziare a leggere quelli da là. Com'è? Siamo a 31 e devi leggere il 32. Devi andare a prendere il 93. No, no. Andare a prendere il 33. Però no, no, 93. 93. Perché in realtà quelle sono il massimo che puoi sbloccare, ma i numeri vanno avanti. Ah. Quindi adesso devi leggere il 32. Tu vai al 93, sblocca il 93 e Antonio ci legge il 32. Devo comprare il 93. Non c'è, raga, il 32 che ho capito. Ma dov'è il 93, raga? È nell'altra pagina? No. E allora non abbiamo ancora sbloccato troppa roba. No, che se collection data sar cazzo. No, 90, siamo arrivati a 90 fino a 90. E forse boh, bisogna sbloccarli. Peccato, perché il 32 era allora, le prime due mi sa che le abbiamo sbloccati tutti. Dimmi un po'. Aspetta. Allora. Allora, con 71 l'homme è merda. L'homme è merda, bro. Allora. Vedi un po' le mission dall'inizio. Allora, mission, abbiamo 3 5 no, no, fino a 12 abbiamo fatto fino tutto. A 12 le abbiamo fatte tutte. 3, 5, 10. Poi feature 19. 19 non l'abbiamo sbloccato. Vai. Ok. Colosseo, ragazzi. 19 che è. Per Colosseo. 19 è Arisad. Vabbè, questa la risata. Poi 26, 27 l'abbiamo fatto. E poi 31 l'abbiamo fatto. E poi più o meno l'abbiamo fatte tutte. 34, 37. È l'altra pagina. Aspetta. Ci stiamo comprando le cose. 34, 37 ce l'abbiamo. 40. Ce l'ho. Ok. Perno. Poi 56, 60. Quindi è quello dopo. E qua sono già finiti gli stelle. Sono tutte cose. Ma è strano. Vedi? 56? 60. Ah, il 60 ci sta. 60 che è. 60 è solamente. Si... No, perché lì è 60 solamente. No, come? 60 solamente. Va. 60 solamente. Che no. Poi va bene col 65, che pure dobbiamo comprare. E Ochianta, invece. Ochiagnere, il pianto. Abbiamo finito 65, abbiamo finito. Abbiamo finito i denari, vabbè, nella grande tradizione della tombola napoletana abbiamo finito i soldi. Save data, fra. Yeah. Vai. Save data. Oh. Nama Roma. Nama che Roma. C'era Roma? Roma. Poi fai Roma e poi fai non la Liverpool che non è qua, però vabbè, non stesso non è di Roma. Ah, Roma. The Colosseum! Guarda il Colosseo con l'acqua attorno. Tanto tre stelline queste, Continue to battle every time you win or quitting to collect your winning. You can the prize money doubles with each win. Watch ah, quindi poi devi lasciare quando. Esatto. Vabbè. Quindi tu mena, poi quando si mette male, bella ci. Ciaone. Anzi, tante se care cose. Allora, che sconfiggi i nemici for prize money. Però pensi, comunque questo è esattamente quello che ho detto adesso quando piove. Boom. Mina, allora. Questa è chiaramente una metafora delle pantegane che girano quando piove a Roma. Esatto, quando piove esce una lizza. È una. Mi dà un po' di vita voi. Vediamo un po'. Vai con 29, che si affa, proprio gli straccioni. L'uomo lucertola direttamente da Spider-Man. Tema proprio di guarda, te la sta dando. È proprio scritto col cazzo. Questa devi girare attorno, perché questa c'è un range proprio di.
Lo so, però. Sai che massimo, va. Mena, io. Non ginocchiato, ma non ci vuole. Ce l'ha, donna. Aspetta, 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 mi sono benone. Ah, cala. Bravissimo. Beh, calcetto negli stink. Come tattico. Però per un cazzo di stink. Prima mi ho preso un botto alla pressione. Vabbè, continuiamo, lo so. Per 40. Fattene un'altra. Pare che vada. Vabbè, se fai tutte sono 320 punti. Andy sì. Lui dice: buonasera, lo ricordavo diverso il Colosseo. No, dicevamo appunto il quando piove. Quando piove, ragazzi, così. Poi perché adesso non lo... Non rendo, ma quella volta che l'hanno prima serve. Infatti sì. Poi Yoshimitsu, volendo, è un merdone Yoshimitsu. Poi parlato. Il tifoso della Lazio. Ho quasi fatto il pezzo. I can't lose. Se vogliamo bene qui. Te la rischi? Lazio, non vi offendete. Che dite, raga? Dai, 80. No, dai, vai, 80, dai, 80. Dai, sono meno sì, ma se va a rischiare. Voldo. Voldo. Ma dai, ma già il toro. Vedi, quella è proprio una citazione degli Squallor. Vedi, c'ho il toro nelle mutande. È proprio lui. Vedi. Ah, ti ha sciocato un po' con la capa. Però, però puoi ancora arrivare. Bellissimo. No, ancora. No, no. Cioè, dovrebbe decidere 160. No. Ritiriamoci. Max, 80 punti. Oh. Ma vabbè, non bravi. So pochi, dai. Bravi, 80 punti. Vabbè, almeno. Ma fai te le fai tutte. Vai, vai. Infatti sì. Va da lì per panico, però. No, no, se no fai ora, fai il Colosseo. Vai, faccio il Colosseo. Vai. Mission. Se tocca fa. Tocca fa. Almeno in questo outfit non gli si vedono le chiappe. In effetti potremmo switchare, giusto? Ma dice o, a cosa? O potremmo switchare a Yoshimiya. Ah, di Voldo. C'hai Astaro. E la fessa. La fessa angata subito. Anzi, che numero era? Non mi ricordo mai. Che le guarda. Questa è la coltellata nella panza che tanto dovrei addursi a Yakei. Questo disse la gente gli attacchi. Quello giocatore va avanti fino a perdere. Hai ragione, infatti non sono. Infatti. Il vero giocatore perde molto prima, ma può dire di essere andato avanti fino a perdere. Esatto. Che è quello che succederà con quello che farò io. E rifermerò a 40, però almeno sono andato avanti fino alla fine. Lui è mio. Infortunato mi dico. Ma la cosa veramente no, forse. Oh, grazie. Chappy Cooking, che bello nome. Grazie per il follow. Benvenuto, benvenuta in questa gabbia di morti, dove stiamo menando un povero tizio cinese buttandolo nella vasca. Guardate. Di pantecane del Colosseo. E la morte è perché cadi nelle pantecane. Nel biondo teve. Fiore biondo perché ci nasce un topico. Parte il Mosconi. Mosconi di Agofilo. No! Secondo te l'ho fatto. Team Menui ricreduta. Vedi? Ah. Io almeno sono andato avanti fino alla fine. Ah, dice. Con tutto il fastidio che provo verso Sofizia, preferisco comunque le sue chiappe a quelle di Voldo. Vabbè, forse. Me hai sei. Dai. Ah, dai, vai a Liverpool. Vai a Liverpool, dai. Valentine Mansion. Sì, sì, sì. Difficulty 3, Difficulty 3, ti credo. Difficulty 3. The enemy movement speed changes without warning. Così. Cioè, vabbè, a cazzo di cane proprio. Vabbè, va in berserk. Va detto che possiamo cambiare personaggio quando. Ah, pure questo è vero. Ti salvo tutto quanto quello che sta accaduto. Questa è una modalità storia. Ma noi lo faremo? Non lo so. Dobbiamo provare altre tette. Dai, magari sbaglio. We Wondan! Grazie per il follow. Benvenuto, benvenuta, a seconda dei casi. Aspetta, mena, aspetta. Aspetta, scappa. Sta mena. Allora, sta a fare un Takifudek grande quanto una casa. Sta stronza. Presa. Calcio nelle palle. No, stai proprio di due sopra, sono di due di sotto. Guarda. Vabbè, out of the ring. Out of the vola, ring. Fuori da. I can't give up now. No, non puoi, anche perché. Anche perché potresti. Eccola. Volevate vedere le chiappe? Eccola qui, mitica Ivy, che tanti dolori e tante diottrie. Esatto, e tante diottrie in busta agli Yagei. Allora, qui è umana, poi nel frattempo è diventata una bambola. Cioè, presso il Calibur 5 a... è proprio è proporzionata come Cloud di Final Fantasy 7.
perché il numero di Soul Calibur non è il numero del gioco. È la taglia. Castiel 1618, grazie per il follow. Mentre qui c'è una dura, durissima battaglia. E non solo quella, ragazzi. Fra Sofizia e Ivy. Noi siamo Sofizia, lei è Poison Ivy. Lei ha un po' di range con quella frusta di merda, però la frusta è... Stai time zappando, quindi cerca di non farti minare. Aspetta! Vabbè. Tanto bottarella! La bottarellina! Hai fatto proprio... Hai fatto la merda! No, hai perso! No! Me lo merito però, sono d'accordo. Questo gioco è invecchiato benissimo. Hai fatto la merda. Ho fatto la merda al secondo. Questo gioco non è invecchiato, dice. Questo gioco potrebbe uscire domani sarebbe lo stesso. E romperebbe il culo a tanti giochi AAA, uscendo domani. Altro che Marvel vs. Capcom. Cazzo. Soul Calibur. Soul Canzibur. Soul Squinzibur. Subito, così. Beh, mo lo sai che non devi perdere tempo, quindi a una certa gli vai addosso proprio con la grazia di un elefante in un negozio di porcellana cinese. Fate tipo Maxi da merda. Da Lazio. Maxi è... Maxi da Ma no! Ha giocato per lo 0-0. Hai giocato per lo 0-0 come Allegri. Sei il peggiore. E poi ti arriva un nero di 20 metri. Esatto. Ti schiaccia a porta. Dice no, 0-0 no. Che vuoi fare tu? Ci fanno notare che Ivy arriva la seconda nel poll. Ah, era la seconda, era lo strappoll. Ci sta. Vabbè, a un certo punto dobbiamo cominciare a prendere. Dai, riprova un'altra volta con l'ultima volta. E poi switchiamo. Cambiamo. Switcho con Ivy. Cazzi, no. Cosa cazzi? Penso che sta cosa che cambia la speed dell'oppone comunque sia abbastanza sfrangicazzo. Perché ne puoi parare e schivare a tempo giusto. Non ti fa butta giù, almeno questo. Buttalo giù. Vai. Intigno. Mamma mia. Grande così. E poi cadeva. I can't give up now. No, puoi fare quello che ti pare, poi qua non ti recca la vita, mi sa, eh? No, qua te la recca. Di nuovo hai. Ancora tu! Ma non è di Liverpool. Però c'è già del Gainaxing, cioè per quanto siano dimensioni ancora umane qui, però c'è già del Gainaxing in atto. Sono un as fan service. Che fai, dai. Ma anche lui si è più. Poi! Ma no, ma tu ti basta vedere quando festeggia. Bravo! Mannaggia cazzo! No! Dai, calma. Metti a rispammare come il peggior. Mamma mia, non sto spammando, parte una combo random. Fammi fare la mia fantastica presa. Però non devo funzionare. Su quelli di su. Vabbè! Giù! Va bene così. Grande così. Giù. Non credi che il colosseo è una merda. 200 points. Infatti è vero. Però basta, se tu li vinci tutti sono molti più punti. Sì, ma ti rifà un culo così e vince. Sono 3-20. Sei anche bravo, però. No, non ti rifà questa. Non si fa. Facciamo... Salva. Facciamo quelli che salvano. Facciamo Lost Rheinsburg Castle. Schiacci sempre. Sarebbero curiosi di... Schiacci sempre. City of Water è Venezia. City of Water. City of... Venezia. Andiamo a Venezia. Che non ha le fognature, fra parentesi. Facciamo no, Venezia. Anche qua per il canale. Escape. Non lo so. Cooperate with the stranger. Cosa che non si deve mai fare, bambini da casa. Che vuol dire che mo sei Taki? Taki contro Ivy? Mai. Ignorare questo. Che voglio. Ah, ci saranno i gambi. Ci saranno come? Boh. Non ci sono i gambi. Vai. Va. Buttalo giù. Come cazzo sei vestito? Vabbè. Tu calci così rodanti. Deve capire che sono botte. Infatti. Però qui c'ho due vite. Sia chiaro che al Gabbio non c'è torno. Esatto. Ah, perché forse se perdi giochi con Sofizia. Può essere. No. Beh, effettivamente sì, posso dire che sia fatto. Ma se è cazzo. Se sto crucco del merda 2-0 grosso e del piede. Citando il grande René Ferranti. Ausa. Che sarà magnifico? Hai di versione degli Oscar, totale. Vabbè, però lui dovrebbe avere metà vita. No,
Si è reccato un po'. Però va bene, ci sta. Ok. E la fine di Cervantes, Ivy. Sì, sì, e Cervantes era il cattivo del primo. Yulu, fine. No, ma c'è no, Sofidia. Bella. Comunque sì, comunque è molto meglio Venezia che non... Venezia è molto bella, ci sta. Sì, però questo ti sta con Tiago. È un po' che ha fatto un tu side steppa. Ma io volevo fare una caricata. Ah, per que- ah, quindi comunque giustamente il vestito. Bravissimo, il vestito del padre. Ah. Ivy Valen. Il padre si chiama Cervantes Valen. Il nome del merda. No! Ha fatto fare il volone. E lui ha un po' di volta. È un tubo dell'acqua, raga. Bravissimo, però peccato perché ti ha fatto un paratone funky jazz. C'eri, eh? C'era. Ho fatto l'attacco in basso in scivolata, quello non si para mai a questi giochi. Venezia è bella, ma non ci vivrei. Abbiamo già giocato in versus in locale? No, assolutamente no. Lo faremo, penso, a breve. Va, dopo lo facciamo. Sì, anche perché sono le 11, magari... Boh, beh, facciamo... Però, cazzo, facciamo? Crediamo fra un quarto d'ora. Volevamo darvi una parvenza di storia per farvi vedere. No, che lo story mode comunque è bello perché è vario. Cioè, per essere un picchiaduro, lo story mode è stato fra i primissimi, credo, ad avere uno story mode fatto bene. Che non fosse semplicemente tre incontri insieme l'uno all'altro. Esatto, perché c'era più l'arcade mode. Menaie! Qualcosa che poi è rimasto in tutta. Wang! Il vile dice, FM giustamente dice il vile calcetto basso non funziona così lo so, no. Grande Fizio! Chi è? FM? Sì. Menaie! Malorado! Sì? Bella vita. Che bello! Grandissimo, io non so come questa quando si ha detto e poi abbiamo fatto la live martedì. No, esatto, ma ho visto anche. Mogli di no! Lunedì però c'è tanta qualità, Lunedì c'è tanta qualità. Vedi che funziona, maledetto. Boh! Oh, grande! Senza neanche passare al secondo. Senza neanche aprire solo perché è tascato. Sono più punti. Possiamo continuare a comprare monnezza con la tombola? Sì, monnezza con la tombola! Vabbè, fatto l'ultimo stage, dai, dai. Salva. Ecco, ho imparato. Allora. No, andiamo. Mission, sopra. Vabbè, quella lì. Questa qua? In crucchia. In crucchia. Dobbiamo menare. Andiamo in crucchia, vediamo che succede in crucchia. Su, c'è coso, c'è Siegfried, lo sì, sto. Ah no, c'è Nightmare. Any attack becomes a counter. E no moves are guard. Ah, questo è perfetto per me, tanto di imparare. Non ci ha mai parato, signore. Tiè. Quindi devo spammare come un... Beh, però lui c'ha la... No, perché lui c'ha la moves car, is a counter. Occhio. Braga come niente. Che c'ha lui? C'ha la Soul Calibur, c'ha la Dolenz. Soul Frinzibur, è calmo. Ah, allora è una cosa armi pari. Allora è una cosa armi pari, 20 vabbè, metri di più liscio. Non è che devi bloccarlo malamente. Ma buttalo fuori. Ma c'è una spada in fiamme, perché sei... Perché sono cottissima! Ah, perché sono imbloccabili. Ok, va bene. Bisogna che morire. Oh, bravissimo, così, proprio... Oh, sono facile, quello che te pare. Sono in... così, eh? Chiamasi Bucio di culo. Fatto a favore la Spagna. Sì, Francia Spagna. Perché se magna. Mission. Ah, devi andare a meno Cervantes, ok. Avoid falling off the stage, oppure non leggiamo le istruzioni. Non ma le istruzioni è come cambiare personaggio, per gli scarsi. Esatto. E noi siamo scarsi. Cazzo, è vero. Cambio personaggio. E defeat Cervantes. Quindi è come uno stage normale. Però non cadere per secondo me. Che mi pare che normalmente è ben difficile. Ah no, perché c'è il lago. C'è il vento di me. No, Cervantes. C'è il vento. Si ti spinge via, vedi? Quindi devi sempre side steppare, se no lo prendi a quel posto. Tattico, mantiene le distanze. Attacca col calcetto basso dell'infamia. Poi calcio alto, nel frattempo proprio becca una pugnalata allo stomaco. Scambio di battute. Lo parlo con la ginocchiata sulle palle. Questa è veramente tanto. C'è del Gainax in forte. Un gioco di luci che ci consegna questa immagine di Sofizia bellissima al tramonto. Vabbè, diciamo, salva. Se può dire che come... Come a Roma, a Roma. Come Roma. Visto che è stato il compleanno di Roma. Non la Roma. E ricordiamo che noi non giochiamo mai in trasferta.
Andiamo solo a controllare le cose. Mia madre mi ha mandato il 23 aprile, mia madre mi ha mandato su WhatsApp. Ricordati sempre che un romano che emigra non emigra, va a controllare le colonie. Esatto, esatto. Cioè, sì, c'erano pure a Ginevra, certo, c'erano pure a Ginevra. Sì, sì. C'è il pezzo del debello gallico. Non esisteva a Ginevra. Non esisteva a Ginevra. C'hai Poison e Spida. No, non è vero, sotto la cattedrale c'è una cosa. Però, ma infatti, cioè, c'era la cattedrale. Solo tu sei Poison, vero, eh? C'è anche pure Spida. Ora c'era lui. Ah, e ti sta sugando male. E mo ti vai giù. E invece no. Senti steppone. Gli scimizio è molto. Forse la ID. Va bene. E qua così. Vabbè, ragazzi, io... Facciamo di sudare sul joystick. Facciamo un altro giro di tombola. Altro giro di tombola. Allora. Salviamo a caso. Ma se no faccio. Non faccio estrazione. Allora, vediamo un attimo se si può fare un'estrazione. Ma li vogliamo comprare tutti. Buona cosa. Scusate, che qui è una cosa complicata. 30, 80. Bui 80 mi dà Margherita Bui. Mi ha sbloccato la storia. 80 cos'è? Avoc. Va bene. Easy peasy. Sblocchiamo un po' di monnette. 80, questo che mi dà? Questo è 90. New art 90, card 90, category. Abbiamo sbloccato un nuovo art. 90 è facile, però. Ha paura. Quello è facile. Però abbiamo sbloccato una nuova category. Mi sa che è l'unico numero che vuole in tutti Italia. Beh, ma in realtà. Ah, new mission è sbinata, Darboro Souls, ok, abbiamo beccata una. 93, abbiamo questo. Ma non è più divertente. Silk Road Ruins, va bene. Aspetta, ma te li posso leggere questi per me. Vabbè, ma su New Art Arcade. Abbiamo un sacco di punti, va bene così. Boh, sblocca tutto, apri. Maze of the Dead, smarmella. Maze of the Dead. Allora, 106. 101. Maze of the Dead. Ce l'hai, 93, ce l'hai, mazza, sei stato perfetto. Guarda che è bella questa illustrazione. Cioè, hai preso 101 e 93 ed erano solo 101 e 93. Sei fortissimo, Antonio. Hai visto? Aspetta, forse, no, niente, scherzo. Vediamo oltre, abbiamo 110 116, 117, 122. Shrine of Euridice, che c'è? Una bella illustrazione di Sofizio, così, di Ancient Oracle. Giustamente 117. Sì, sì, molto bello perché... E 122. Questo è un bello però. E 122 Campa et Q Shrine. Poi se abbiamo vuoi finito. Basta, abbiamo finito. Se vuoi, però se non vuoi non abbiamo finito. Allora, facciamo un bel salvino. Sai che devi fare, vero? No. Allora, andiamo a farci le secondi missioni. Mission Silk Road 2 Nighttime Sarcazzo If you are it, you will slip into the sand and lose your strength from poison and things and fights. You must hit the enemy to rid yourself of the poison. È come quella che hai fatto prima. Sì, però Bene. Quindi bene, se ti avvelenano, prendili a cazzotti finché non ti passa il veleno. La vita vorrebbe assolutamente non ti sale il veleno. Esatto, ma meno qualcuno. Sto strozzo. E giustamente poi quello gli sale il veleno. Ah, perché poi sprofondi. Beh, oh! Vedi che sprofondi nella sabbia? No, dai! Stronzo! Quanti sono? Due! Due stelline, ma dove due stelline? Mi sono scarsito all'improvviso, oppure stronzo, però ti curi. Comunque siamo arrivati un po' al 5-5-5. Pulito, ma... L'allenatore del pallone, 5-5. Ma dove mi hai colpito? Ma con quale hitbox? Faccia di cazzo! Perché quello lui sta sotto e quindi mi ha dato tutti i pari. Poisonatelo e poi state lontani. Ma è morta così. Comunque scende un botto la vita col Grazie, Warriors del consiglio. È da un po' che mi tormento sto ricordo. Scusate, mi è venuto un dubbio. Come si chiamava quell'action GDR per Dreamcast Futurici? Quel protagonista si chiamava tipo Kyle 32. No. Cerca un po'. Googla, sono curioso. Magari non è Kyle 32, è tipo Pasquale 64, però... H1. Brumbilambi. Vai, fuggi. Fai la merda e fuggi. Fuggi. Faccia di cazzo. Vabbè, l'ho parato. Ah, poi sparisce. Ok. Ah, H1 è lui. No, ho giocato a fare Dio! Però
Che modeste, ragazzo. Ho giocato a fare il dio, però ho vinto. Cioè. Facciamo. Ma vabbè, no, se è complicato. Magari dalla chat possono aiutarti, Firestorm. Allora, qua che c'è? Vediamo. Oppure sul nostro canale Discord. Esatto, ma sul canale Discord sicuro, la gente impazzisce. Che c'è? Bad City, bla bla bla. Faccio che dobbiamo fare? Vabbè, devo menargli entro il time limit. Oh, mi succa il 32. No, si, ma è magari si è sciolto H. Wang. Perché era un po' non me merda. Doveva morire. E poi c'è di nuovo Maxi. Qua, belli capelli, Maxi. Quella che con Kickbox faccia di cazzo. Ma oh, no, ci siamo fatti. No, volevo darti una. Dai, oh, ma ecco, il limite 5 secondi. 5, 4, 3, 2. È morto d'amore. The enemy, the enemy within the time limit. Perché era tipo 3 secondi. Ah, l'ho squagliato però. Sì, sì, sì. Save data. Ho sbagliato. Save data. Che bello lo schermino del Dreamcast. Allora, che si è aperto qua? Kumpa et Ku Shrine 2. La vendetta. The width of the bridge is extremely narrow, making throws impossible. Defeat 5 or more leads and then survive until you. Ma che cazzo? Gerba è il racconto della serata. Ho peccato di superbia. Questo lo disse mio amico dopo essersi schiantato contro un municipio in macchina dopo aver calibrato male la curva in una serata piuttosto alcolica. Ottimo. Beh, sono quelle. Ho peccato di superbia. No, secondo me non aveva peccato di superbia. È una frase scelta. Lui ha pensato tutta la settimana sulla frase e poi la. Oh, mo va. Ma fatta tutta così. Ah, ma sei sulla. Uso la passetta. Ah, beh, però faccio male. Ma di solo colpirlo. Due left. No! Faccia di cazzo! No! Ah, perché è tipo scherma, finisci la pedana. Ok? Gorilla, gorilla, gorilla. Bravissimo! Ok! No! No, scherzo! Ma cosa? Scherzo. Ok, hai vinto! Che ho vinto! No, cosa? Ok! Infatti io mi ero convinto che era vinto. No. Ma se... Ah, forse poi l'ultimo devi ribattere. Vabbè. No, ti sei fermato perché. Che ti devo dire? Che ne so. Hai peccato di superbi. Ho peccato di superbi. Qui ci sta. Hai bene. Giocato peccato a fare Dio e stavolta hai perso. E ho perso. Faccio avanti avanti. Perché forse è 5 left è come la vita zero, no? La famosa vita zero. Tra l'altro mori uno da lati diversi. Fissima. Ok. Ok, un gioco è questione di sguardo. E ora c'era lui. Che quello era? E invece bonus 1. Ah, quanti vuoi configgere? Ah, e poi devi comunque rimanere in linea. Vabbè, forse forse sì. Si arrivano a pro. No. Vabbè, ok. Improvvisimo! Ho fatto 310 punti con questa stronzata. Hai visto, ottimo. Hai visto, Colosseo è una merda. E Colosseo era una merda. Vabbè. Allora, che c'è? Palgaea Shrine. Che è questo Quedex che sta giocando a robe lì? Chi è? Quedex. Ma Quedex è un no, grande. No, lo so. Comunque, una sera voi dovete vedere Vitturini che gioca a Rocket League. Non ho letto manco la missione. Audio, però. Senza e senza Facebook. Lo faccio sul mio canale. Così non ci bannano questo. Che devo fare a questo? Ne devi battere, che devi fare? Un picchiaduro, che cazzo ne fa? Sai, questa è una missione che caricava lenta. Con l'uomo lucerto. E ci sarà i dati della mappa, di questa mappa, che saranno un po' rovinati, dai. Le abilità dei supporti ottici, ragazzi. Dice il supporto ottico, il supporto del futuro, le cartucce, le ROM, lo stato solido, lo stato sociale. Oh, a voi the edge of the stage and beware of the enemy's force. Che cazzo c'ha? È un Jedi. Poi di tutto ne trovava. È perché è un rettiliano, ecco, giustamente. Te corto. Ah no, lui ha il no, ha un campo di forza, mi spinge via. Vedi? Non mi ascolto niente. Infatti sì, prima un po' lo potete. Ecco qua. Però aspetta, la valli. Io non lo volevo. Cosa figa? Vaffanculo.
Dovrebbe entrare a fare attacchi in corsa questo. La cosa figa. Sempre sto cazzo! Questo se ne salta un po' la due. Voglio pure vedere, questo sono un sacco di vita. Com'è che è rotto? Ma cos'era? No, l'avevo colpito! Ma che è? Oh! Devi da morì! Ok! No! Non ci vuoi no adesso, non sai mai che poi non ti carichi la vita. Lo so, per 20 secondi. E cazzo che hai cacato! Stronzo! Ah no! Tu devi batterlo. Io devo batterlo due volte. Sono un fagianone. Dall'inizio del gioco è così. Obiettivamente. No, ne faccio un altro. Obiettivamente un fagianone. Difficulty 3. Oh, the poison will slowly drain your head, but a soul charge will restore it. Ah, capito. Vedi, no, noi usiamo la soul charge. No, mi scucci. Dai, proviamo un po' questa. Poi ci compriamo tutto. E poi semeniamo. E poi semeniamo. Chiaramente. Che muori alla parte. Allora, uno c'ho già, quindi quando sei hai tu hai il blade to blade. Sul rosa. Ho sbagliato pulsante. Occhio che ho sbagliato. Quindi è tutto un gioco di sfancularlo e poi curarsi, vai. Poi quando ti dà la parata impatto faccia di cazzo. Però menarlo. Io devo forse fare questo. Qui morire. Sì, ma lo devo fare due volte. Senza morire nemmeno una volta. Cioè. Però ti puoi ricaricare quello. Per noi devi semplicemente continuare a caricarmi. A un certo punto ho cominciato a menarlo male. Per carità, gli ho fatto un botto di male, però. Il Poisonous. Cribbio, scrive. Ah, che bello. Dannati Lizard con l'SD. Dannati ET a tutti così. Dannato Zuckerberg. Sempre. E dannato Topo Gigio. Maledetto Topo Gigio. No, maledetto Topo Gigio. Tu. Povero Topo Gigio. Mi vendicherò in questa vita. Possiamo dirlo che il gioco è giapponese originale. Giapponese originale, così. Con l'inchino, poi è venuto bene. Infatti. Quella è cinese, però. Ma il gioco è giapponese originale. Provocarla, capito? Adesso via. Devi. Sto gioco così pure. Stordiscila. Non sei forte. Cazzo. Vabbè, forse voleva dire mannaggina. Niente, verbolino. Ma io devo fare un saltino. Che cazzo ci frega. Abbiamo 850 punti. Sai che momento è? Momento di comprarci monnezza. Monnezza. E poi ci meniamo. Monnezza. Sai che faccio? Faccio a proprio a così secco. Bui tutto. Perché ci sblocca, vedi le cose. Abbiamo i nomi questi. Senti il. Se no, il pad è dietro di te. In una scatola? Sì. Io intanto faccio una cosa che si può fare, installerò tutte queste app di tombole e affini che ritorneranno per Natale. Esatto. Ma questi non mi sbloccano niente però, mi sbloccano solo le immagini. No, sono cose cacchiate, alcune costumi, alcune cose, poi ve le vediamo, ma facciamo, tipo che ne so, prendi il... Ma dammi... Ecco, questo esempio mi sblocca lo stage. Vedi? Sto provando, ma se sta distando. Allora, vuoi qualcosa di figo? Io ti direi di prendere. Facciamo così, questo me lo finisco, tanto l'ho iniziato. Prendi il 68. Allora, cominciamo. Comincia dai 33. C'è qualcosa di interessante che non siano mission? No. Ok. Vitto, vuoi fare un po' di bondage? Wow. Farei 68. Grazie per la clip, Inui. 68. Poi 68 poi, cos'è? Poi, Kampa e Shina. Che farei? Poi come si vede un po' di cose. Giorgio poi. Devi metterci la tessera. Ah, prendi l'altro che mi sa che già c'è la tesserina infilata. Vabbè, mo se no lo faccio io al volo. Boh, non lo so, cose a caso.
Exhibition Theater. Vabbè, mo non ne compro un po'. 177, 159. Dai, compro questi qua da 50. Dai, esatto. Tutto Exhibition Theater. Il Zippaci questo è pure. Sì, se vuoi pure il la vibration. Vabbè, abbiamo sbloccato un'altra cosa. 50. Stiamo facendo questo perché questo ci sblocca roba nuova nella. E perché nel frattempo diamo tempo tecnico al nostro. La valletta. Addetto. No, la nostra boh. Valletta. Valletta. Il nostro valletto. Valletta. Dovresti fare uno stacchetto. Valletta. Ullala, ullala, ullala. Character Illustration. Questo è cult- il momento che nessuno avrebbe voluto. Cultura popolare, sì. Cultura, amici. Ah, allora, fammi vedere se posso via. Fai l'ultima. 80. Figo. Sì, è perché scarica la batteria del coso. No, del del VMU. VMU. Vediamo l'ultimo cosa fa. Comunque dice Soul Calibur, imbecille. Esatto. L'avevo scritto così. Soul Calibur, imbecille. Bene, bene, si possono moddare. Quindi Profiles of Warriors. Come si possono moddare? Scriverci veramente solo 120 punti? Forza. A new art card, proprio utilissimo. Mamma mia. Dai, ci vediamo un altro da 120 e abbiamo finito. E sloggiamo. Mitsurugi. Abbiamo preso quello che volevamo. Allora, bene, bene, allora, bene. Mo, fatto questo. Amici, è il momento di darci in faccia. Il momento in cui poi non ci parleremo più per almeno due settimane. Ma dai, esagerare. Reset. Ok, saving. Vabbè, salvava da solo. Tutto molto bello. Versus. Fight with your favorite character as a team. No. C'è un verso dell'ignoranza. Vai. Facciamo io e Invitto due. Cominciate tu e Invitto. Allora, posso prendere. Ricordatevi che con Y prendete il costume alternativo, con Y e X prendete il terzo costume alternativo se c'è. Tipo Sofizia ce l'ha Ragna. Preso Azzaro. Sì, lui. Vabbè, stage, sono gli stage. Ah, gli stage. Allora, fateci casuale, dai. Facciamo casuale. Il grande classico della cultura. Allora, chi è? Allora, Astaroth è lui. Quindi la bestia con l'ascia è lui. E lui è. È la zinnona con. Che però Torak. Rino Maggio, grazie per il follow. Grazie per il follow. Grazie per il gentile Rino Maggio. E questo è il momento in cui. Così. Schiaffi che volano. La figlia di Cervantes si esibisce nel suo caratteristico balletto della morte mentre procede a prendere un'ascia in faccia senza pietà. E anche una degli sfinchi, c'è uno scambio di battute così, senza troppe sorprese. Ah, e per mera forza di capoccia, Astaroth vince. Vabbè, si porta a casa il primo round, ma c'è ancora 100 euro su Vittorini. Dai, ragazzi, ragazzi, vai, scommesse. Dai. Oh no, parto con così poca vita, giustamente. No, mica è così. Deve essere da solo. Parata impatto subito che di Ivy che mette le cose in chiaro. Ricorda il nome di questa pietra di Cervantes. Stanno prendersi poi un tre cazzotti mainland senza pietà. Nonché un'ascia direttamente dietro la noce del cavallo. E una ginocchiata di lui. E la potenza bruta di Astaroth. La schivata sullo shot è l'ignoranza del mondo. Ci ho riprovato, ma. So, raga, ma questo è bella l'aria fresca. I denti siano tipo un milione di gradi. Gesù Cristo. Vabbè, no, vi direi fatemi un'altra, però sbiciando. Sì. Allora, cambiamo, possiamo prendere. Beh, a questo punto. Facciamo una meglio di tre. La meglio di tre. Una meglio di due. Ce n'è un'altra? Ma meglio di due, tre. Ma meglio di tre. Boldo. Ho preso Boldo, secondo dai. Perché... Ho preso Maxi Lopez qua. Vai. Beh, se giusto, Varidex ha vinto 100 euro. Aspettaci e ti rispediamo. Non ti preoccupare, Varidex. Nessuno ha detto io ci sto, però. Infatti. Come no? Boldo. Dai, tu 100 euro. Sembra Bishop. Io ci sto. Nel pozzo del danaro. Che è un'icona di una spada? No, allora l'attacco gagliardo di Maxi Lopez che spanca un calcio che sfancula il nostro bondaggiato preferito giù dal ponte. Okay, si porta sull'1-0 rendendo le cose immediatamente più interessanti. Oh, secondo round comincia subito benissimo Maxi con una girata così, Boldo si rotola a terra e
da un 1-2 di cui un colpo a terra a Maxi, che però risponde con un calcio in faccia e poi ginocchiata nelle palle, calcio degli stinchi, corsa della morte, attacco basso, capriola del destino, oh! E calcio in faccia in uscita, amici. E quindi in questo modo è stata una cosa bellissima. Il poi buon il buon collateral si porta sul 1-2. Però dovete cambiare ogni volta che sono. Ovviamente, certo. E Sofizia non vale, ovviamente. Mitsurugi. Mamma mia, la battaglia proprio della morte dell'anno, della morte e dell'amore. Cos'è questa risorgente? La prima volta prenderò il primo. Sì, quella. Vai, devi fare. Ah, scusa, scegli chi ha perso. No, sì. Chi ha vinto, scegli. Chi ha vinto? Chi ha vinto, scegli. Perché la meritocrazia serve e ha un senso. Esatto. Allora, contro Mitsurugi, due personaggi classici che si sfidano. Nightmare Vetturini, Mitsurugi, il buon collateral, si studiano a distanza. Lui nel frattempo gira un'ascia da 20 metri, gliela pianta sulla faccia e poi continua a giugglarlo, ma poi a un certo punto la velocità di Mitsurugi si fa vivo per un attimo, ma continua a prendere asciate nei denti. Però attenzione, c'è Mitsurugi che insiste, non va fare, però non mi dà un colpo. Senza le tette di Anna Falchi. Cosa senza le tette di Anna Falchi? Ma no, perché? Cosa? La prima cosa si chiede perché. Perché? Va bene, cioè, nel senso, sarà pure. Però my sword, give me strength. Andiamo, quindi questo potrebbe essere il match point per Vetturini. Per Waridex, più esatto. Si porta a casa. Nel frattempo, oh, abbiamo un ottimo inizio. Per collateral che studia le mosse dell'avversario e capisce. No, della morte e dell'amore. Non lo so. Non lo sono inventato al momento. Nel frattempo, Nightmare. Parata impatto di Nightmare che spalma la sua spada in faccia a Mitsurugi. Colpisce di lato. E poi un calcio forte. Attenzione. Boh! Grande Waridex! Battaglia bilanciata. Ora tu sfidi il buon Vito. Mamma mia, che buco di però. In realtà questo è più sì, sarebbe quindi mi stai dicendo che non si colpito, no? Allora io mi piglio sì. Mi piglio Yang allora. Le odiate per tutta la sera oltretutto. No, fa niente. Vabbè, allora facciamo una battaglia un po' più così. E dai, io tanto faccio round. Sì, tu che hai vinto 100 euro di tondi tondi. Boh, almeno è venuto cara la pelle, dai, su. Dan. Però non posso commentare qui. Tan. Ecco, Taki Pirina che parte in attacco. Maxian Gual, metti in due. Quella! Che schivata, attenzione, quanta qualità. Quanta qualità che però non basta. Prendere tante mazzate. Oltre due col vestito blu, mortacci. Non mi ricordo più, mi sono perso, vai. Ha un po' la pettinatura di Fantachiro, assolutamente, chiaramente Fantachiro. Perso la prima. Ecco subito, vediamo Xianghua che dopo aver perso la prima mette a segno una buona combo iniziale. Taki prende le distanze, la studia, dà un calcio in aria e prende un calcio in faccia. Guarda come colpisce, guarda come fendo l'aria, dice. A un certo punto mi ingasi delle combo. Ma che cazzo! La combo è che cazzo, ricordiamo, la mossa segreta di Taki. Taki flu deck. Taki che cazzo, oltretutto. Tattaki al cazzo. Tattaki al... come me, nel mio caso. Vaffanculo. 1-0 per Vittorio. Ora, change personages. Non c'è Siegfried. Siegfried non è sbloccato di default. Ma che davvero? Tutto quello che abbiamo comprato. Dovevamo comprare di più. Però non si resettano, quindi puoi prendere gli stessi. No, devo cambiare, sarò Maxi. Sì, Maxi biondo o il Maxi. No, Maxi Elvis. Maxi Elvis. Che è un Elvis gigante, cos'è? Mitsurugi. Taki Doll. Vabbè, tutte le. Falling in love with you. Forse Elvis invece di cantare dovrebbe combattere. Ci sta scambiando. È un perfetto falling out of dream. Falling in love. E guarda come ti guarda da solo. Ciao, faccia di cazzo. Così canti. Sta un po' squattato comunque. Okay. Ma mi sono invitato esperto. Cazzo. Oh.
Il cazzo con le patate. Attenzione, potrebbe spingere fuori dal ring, ma no. Si rialza Maxi. Cerca di prendere in un chuck, ma si scorda e va di calcio. Ma viene ucciso malamente. Non c'è storia. Katana batte in un chuck 2-0. Niente, Elvis non è un Elvis è un bonavino. Ah, quello è perché io ho battuto te, mi sono preso di un ciaco. Oh, e perché, capito? Conta le vittorie. Cioè, ma che è davvero? La famosa tacca, hai messo la famosa tacca. No, vi ho vestito però normale. Sì, l'hai usata all'inizio proprio di questa. Allora, quello non abbiamo usato per niente. E mica solo la frangetta diceva di terribile, giustamente. Allora, Kilik non l'abbiamo usato. No. Perché questo è un veloce qui? Che uno è squall e l'altro non è squall. Questo è squall. Vabbè, allora prendo lo squall, visto che l'ho difeso prima. Devo essere coerente. È quello col bastone de merda, de baci de merda. È quella con la frangetta e la frusta. Buona, la frangetta. Beh, però la frusta. Forse non va niente come te. Cazzo, questo range di merda. Ho capito! Ero come me! No, che cazzo! Vediamo Kilik che chiaramente schifa la fregna, visto che viene lontano con un bastone. No, via! Non farò l'amore con te, no! Ma la fregna non è d'accordo, entra dentro con la spada, proprio, no, tu senza sei mio, pietà. Ti posso... No! Perché il bastone poi da qualche parte dovrà metterlo, diciamo. Tra parentesi, quando è morto tutto bel girato. Ok, è quello per quello che ho perso. Comunque champion one win e challenger, veniamo sopra, eh. Giusto per far capire chi comanda. Vabbè, ho capito. Mi sto stai steppando da una vita. Ma io c'ho un bastone. No. Sto andando benone. Sì, ricordiamo che nei picchiaduro dire no, ferma l'attacco dell'avversario. Vabbè, però lo destabilizzi, capito? Chiami la pietà. Tu non vedi quella? Esatto. Vedi quella che tra l'altro... No! Vabbè, allora questa è proprio... Questa è la partita che deciderà tutto. Attenzione. Finale di Champions ai rigori. Sto cazzo subito. Combo di calci per Kilik. Ma Ivy risponde a spadate prendendosi anche una ammazzata nei denti. Attenzione. Ma se lo biavi là. Se lo biavi là. No, dai, l'ho fatto al momento sbagliato. Vabbè. Attenzione, Vitturini. Grande Vittu a tutti. È stato bilanciato. Mi dava un vantaggio lungo. Vabbè, facciamo la finale per il terzo posto. Se bello che la finale per il terzo posto e siamo in tre, quindi c'è qualcuno che arriva quarto. Effettivamente. Io il primo e il secondo posto abbiamo deciso. Quali Dex? Grande! Sai che deve essere stata? Sai che deve essere stata? La Red Bull. Che siamo bevuti tutti però. Ma io me ne so fatto. Ah, pure voi. Mazza, ragazzi. Io chi sono? Io chi sono? Chi sono? Dove sono? Che ci fate in casa mia? Allora, vediamo. Vediamo un sacco di bastonate sui denti da parte. Non lo so usare, aiuto. Non lo so usare. È lento, devi stare. Non lo so usare. Vedete, è lento a range. C'è un bastone molle. Esatto. Guarda, Giacomo, guarda la matita, è molle. No, è stronzo. Qui. È proprio l'ignoranza dentro il bastone. Boh. Però tu quando mi cogli, ovviamente mi vabbè, in mezzo a te coglio, sì, però. Bam. Ah, non hanno levato la cosa che... No, volevo fare una cosa bellissima. Invece lo sidesteppato. Esatto. Show me the way. Prendo Maxi Lopez. Non possiamo prendere Sofizia. No, vabbè, Sofizia. Sofizia di sfizia. Sofizia versus Sofizia a sto punto. Quella è la finale. Però dipende. Ah, è vero. Dai, prendo Taglia. Facciamoci un ultimo. Prendere, non mi ricordo. No, ma tu prendi quello che cacchio ti pare. Basta che non prendi. Bene, bene. Comunque, potete scommettere anche su di loro. Cioè, vedete, Waridex ha appena vinto 100.
Valentine Mansion! Fight! Vaffanculo. Cioè, scommesse in effetti. Vero! Il viscio, però! Scommettete che non fisco il viscio! Perdete, viscio paga anche voi! No, però. Bro! Così! Vabbè, perché così era. Vince lo sport, vince l'amore e vince la fessa in testa. Be gone! Non so cosa ho fatto, però è stato buono. Quando dovresti caricare le special? Ho sbloccato il fare qualcosa di però. Aia! Vivo! Attenzione! Attenzione, avremo una super rimonta? No! Che la risposta troppa è... Vocalità. No! È troppa vocalità. No! E niente, ultimo! Vabbè! No, ma che è? Un'altra volta? No, no, sono le 11.35. Dai, sì, in realtà domani ci fanno ancora. Come? No, come vedete, smettiamo o ne facciamo un'altra? Che ti possono mai dire? No, sono tornato indietro, volevo vedere, magari proviamo qualche altra modalità. Qualcuno spenda. Scommette la casa sul Liverpool, occhio che poi siamo in Mappia, A Virtual Museum of Soul Calibur Treasure, Art Gallery, Battle Team. View Battles Between CPU. Mamma mia, che merda. Ma che davorio. Bellissimo. Vedi, invece siamo di fartene qui, fare così E potevamo far finta di giocare. Sì, ti uccido, no. Team Battle, cos'è? Fight your character. Possiamo fare noi tre contro i facciamo tre giocatori e ci switchiamo il controller. Dai. Vai. Allora, io prendo Sofizia. Voi che prendete, dai. Io no, io sono per terza, perché il campione c'è. Tu che vuoi? Cioè, nessuno. Strano che non ci sia una room di Pac-Man nascosta. No, che io sappia non c'è. Probabilmente sì. Mitsurugi? Yes. Tu? E io voglio il 4 con l'ascia. Apposta. Che scusate, non mi ricordo il nome, è tipo Astaroth. Queste cose qua. È Astaroth. Però se gli faccio... Non è Azeroth, ma è Astaroth. Across Stormy Sea. No, cioè, ha senso, cioè nel senso voi dovete uscire a fare in modo che io non debba uscire in gioco. Ma se si può anche saltare il livello di difficoltà. Comunque, guardate che figo questo tempo. Siete tutta la. Si è stata la patata. Ad Agra. No, è vero, bravo. Boom. Un po' India. No, India però è arzate. Arzate. Indonesia. Vabbè, stanno là, saranno 2 miliardi di persone. Oh no. In faccia. Il pervertito. Eppure è cavolo la vita. Mi sono aspirato in maniera. Effettivamente in questo caso. Cos'è successo? Sei scappato. Dovrebbe ricadere. Ma proviamo a fare qualche mossa che tutta la sera che spammiamo a casaccio. Cos'è? Angel Strike. Che special questa? Beh, adesso fa, no? Boh. True Y. Vabbè, mezzaluna manti Y. Ce la farò? Però... Eccola. Questo. Non devi essere caricato. Ah, devo essere caricato col potere del cristallo di luna. Fabio ha finito di lavorare adesso. E noi siamo... Grande se Fabio! Seguito, noi stiamo quasi finendo. Adesso... Vaffanculo! Scusami, non tu! Prendi distanza. Ehi, cazzo! No, dai, tocca a te. Comunque si può caricare mezzaluna Y. No, è perché si prova a fare pessimo. In realtà gli devi dare in faccia, cioè non esiste. Boldo del me, vai con Mitsurugi. Fino al palazzo. Boldo del pazzo. È di una bellezza pervertita. Pervertitamente fantastica. Ma come cazzo che hai fatto? Bravo. Colpo di genere di carattere. Sì, è un pazzo pervertito vestito di pelle con gli artigli e il culo da fuori. Che è fondamentale. Importantissimo, fondamentale. Ma stiamo provando un po' di modalità. Contro Sofizia, profumo d'intesa. Boom! Subito! Schivadona, calcio in faccia, doppio rise, Mitsurugi spacca culi. Usa l'attacco della spada, è fortissimo. Bravissimo, tira sopra tipo, se ne hai in gara in Java.
sciarmi tutto il lobo frontale, non so come quella spada non l'abbia presa. Boh, oh, spada. Ok, vai. Bravi ragazzi, bravissimi. Quindi non puoi dire, no, dobbiamo fare un 3 contro 6. Ma non puoi farlo. Come no? Non puoi farlo. Puoi farlo solo a pari. Vabbè, siamo boom 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 boom. Io finito. Bravo! E c'è il campione fuori che fa. Bravi, game over. Vabbè, direi va bene così, questa è un'altra modalità carina, c'è sempre stata in quasi tutti i picchiaduro, ma è molto ottimo. Bene, bene, bene. Allora, è mezzanotte meno 20. Io direi le cose le abbiamo viste. Le allora, botte abbiamo ce giocato, le botte ce le siamo dati. Soul Calibur non è invecchiato di un'ora. No, di un'ora. È bellissimo. Potrebbe essere un gioco uscito domani. Guarda, ovviamente uscendo oggi, magari la grafica, ma la grafica anche sti cazzi. Però pensaci, cioè. No, beh, oggi avrebbe avuto una grafica un po' più rifinita. Però per l'epoca rompeva i culi male. Cioè, ma assolutamente. E poi il gameplay, devo dire, non è invecchiato di un cazzo. Ma sì, zero, però. Sì. Ma che poi tutti gli altri sul Calibur, alla fine. Tra l'altro, questa intro è completamente fuori di testa, è bellissima. Questa roba che. Facciamo... Che vola e cadono le spade. Bellissimo. Completamente fuori di testa. E tra l'altro ricordiamo che Soul Calibur è stato sviluppato in 7 mesi. Il port per Dreamcast è stato sviluppato in 7 mesi. Ok, in 7 mesi io non sono riuscito a capire manco il codice per entrare al lavoro. Ok, per dirvi. Quindi io dopo anni ancora continuo a tirare invece che spingere la porta per l'ufficio. Quindi prendiamoci conto, Cern, vabbè. E, quindi niente. Bene, vabbè. Salutiamo prima gli amici di YouTube. E così grazie per essere stati con noi. Noi ci rivediamo su YouTube alla prossima. E speriamo la serata vi sia piaciuta. È stata un Soul Calibur imbecille. Esattamente. E quindi siamo simpatici. Siamo simpaticissimi. E mi piace. È stato bello. Seguiteci, iscrivetevi, mettete like, fate robe, vedete gente, è stato bello. Soprattutto sedere, fate robe. Vi salutiamo col culo di Ivy lì in prima vista, che è sempre bello. Ciao amici. Ciao.